quello che state ascoltando è Fumble. E questo è perché stavamo parlando di Ghost in the Shell. Ma fa niente. Ah, Scarlett. Ah, Scarlett. Lasciatemi perché pensare. Il tavolo è così vuoto, è sempre stato così ultimamente. E non quando giochiamo a tredicesima era, perché ci sono in mezzo il coso con le miniature, il manuale di tredicesima era un filo più grosso di quello di Clotes. E quando, ma, quando e tutto quando il resto è l'imbagratura per Manto? Esatto, perché quando Manto è qui non serve l'altro mixer, le cose, la scheda audio. Sembra quasi hipster. Invece siamo minimalisti stasera. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY.it. QWERTY.it è il network di podcast più figo d'Italia. Ci trovate su QWERTY.it e su FumbleGDR.it. Ci vedete su Facebook in diretta e ci vedete su YouTube il giorno dopo o due giorni dopo in o questo tre, caso perché gira. Il giorno dopo saremo al Play a Modena e quindi non avrò modo di caricare il video, cioè da un minimo di un giorno, due giorni, tre giorni dopo. Poi potete vederci anche molti giorni dopo a seconda di quanto. Però domani porteremo a Modena due chiavette con la puntata e le daremo no, la puntata tanto è già disponibile su Spreaker, che ci fa fare la diretta e emette direttamente la puntata appena è pubblicata. Grazie Spreaker. Se siete a Modena domani, detto anche il primo di aprile, non è uno scherzo. Ecco là. Jinx. Trovate il modo di contattarci, abbiamo Twitter a portata di mano tutti quanti, è il metodo più facile. Facebook non lo so perché io non ce l'ho più installato sul cellulare, che mi dà fastidio. Ma io sì. Quindi eventualmente con quello ci potete scrivere una mail a fumblegdr@qwerty.it e già che ci siete andate anche su iTunes a lasciare una votazione a 5 fili del destino e una recensione scritta. Yes. Più ne lasciate, più è facile che altri ci trovino, più altri ci trovano, più facciamo puntate, test di giochi diversi. E ricordate anche che più gente ci conosce, più gente probabilmente ci manderà birre, più Manto sarà ubriaco. E sappiamo che lo apprezzate tutti. Dovete trovarci o molte persone che ci mandano birre o almeno un farmacista nostro fan che ci mandi degli antibiotici scaduti e faccia tornare Manto in quello stato da... Ma devo capire perché la gente effettivamente è contenta quando io sono ubriaco. Non riesco a capire. Io so perché sono contento. Anche ma noi siamo contenti perché sei più tranquillo. Ah, sì? Sì. Uccidi meno persone. Sì, è vero. Rovini meno campagne. Sei ubriaco troppo poco spesso. Ovviamente sto attento. È una frase che non pensavo che avrei detto, ma no. Manto, sei troppo poco ubriaco. Oggi tra le altre cose ho portato a Claudio un gioco che magari se proveremo in futuro, anche perché deve aver voglia Claudio di leggerselo, io me l'ero fatto anni fa, non c'ho più voglia di farlo. Ma me l'ero già letto, devo solo rinfrescare la memoria. No, ho a casa anche l'errata corrige che mi ero fatto io. Adesso questo mi sembra un filo eccessivo. No, ce n'era di bisogno perché hanno stampato la prima edizione. È il Signore degli Anelli della The Cipher. Secondo me i Nazgûl devono avere 3 anni. No, uno è poco, ti trovi a triangolo del genere, eh? Giuro, ti trovi le frasi del tipo: il tuo personaggio ha 3 anni. Anime. Ah, in quel senso. Proprio errata corrige. Proprio ma c'era quello oppure altro che era un bene, somma questo attributo con quest'altro attributo per ottenere questa fase qua. E tu guarda e fai un non ha senso. Cioè, nel senso, ti sto dicendo un somma l'intelligenza per sollevare il bicchiere. Il forse no. Perché devi dare il comando ai tuoi muscoli. Perché quando sei ubriaco non è che lo fai col braccio, perché esatto. lo fai con la testa. No? O potresti farlo con prudenza. Prudenza. Con prudenza quando sei ubriaco devi questo farlo per dire che oggi giochiamo a Clotes. Giochiamo ancora a Clotes, ci giochiamo perché siamo ormai agli sgoccioli dei fili del destino di Raer, che è il protagonista di questa... Che devo darci di più questa volta. E perché siamo ricattati. Sono 3 settimane che non possiamo uscire da qui, aiutateci. Vedete che sembra la stessa maglietta. Sto playtestando. La nostra unica uscita sarà il play. Sto playtestando, quindi finché non finiamo di playtestare non uscirete da qua. E solo perché può incontrare altri playtester, altrimenti... Ma non è lui, è già stato sostituito 2 volte. Infatti puoi notare sulla maglietta... Genius. Genius. Self-proclaimed. GNU Ace. Io infatti non lo pronuncio. GNU Ace. Self-proclaimed. GNU Ace. Don't Dead Open Inside. Grazie Walking Dead per queste. Io ho finito la birra. Male. Vedi. Basta. Niente, si insobrirà. Possiamo chiudere qua la puntata. Mi spiace. Presi Berti il liquido della sigaretta elettronica, non so che effetto abbia. No, è al caramello. Guarda, è come il sapone bagnoschiuma, quelli che erano zucchero filato, caramello, fragola, panna montata. Perché li hai assaggiati? Corta. Sì, non è bello. Come sì? Questa... che risposta? Sì. Oggi un bel panino, shampoo di alle mandorle.
Ma erano buonissimi. La dietologa mi ha detto che sono grassi buoni. Non c'è olio di palma. No, senza glutine. Ah. E non brucia gli occhi. Quindi, più di così. Cosa vuoi? Non brucerà neanche il culo quando usciranno. Eccola lì. Non è come... Scusate. Allora. Il nostro eroe, l'ultima volta... Non comincia bene. Cosa stava facendo? Sì. No, l'ultima volta avete terminato su una nave che vi stava portando a sud. Yes. Verso una caverna dove c'è uno strano cristallo... che uccide le persone che si avvicinano. Non corallo. Perché solo l'uomo penitente può passare. Ma nel andare in là siete stati raggiunti da dei pirati che vi hanno bombardato. Che sfiga! Hanno... Ah, cioè, giusto che ci hanno tirato giù l'albero, esatto. Che lo stavano riparando col fuoco. Questa cosa mi ha... L'ha riparato... Rael. Certo, assolutamente io. Rael ha riparato l'albero col fuoco e il suo potere ha attirato i pirati. Certo, ne sono pienamente convinto. Poi... Certo. Cos'altro c'era in ballo? Sei troppo potente, quindi attiri i pirati. Ma così, cosa c'è di fare? Sei il faro, giustamente. Esatto. L'ultima cosa che era successa è che Rael aveva raccontato di come in realtà avesse già rubato la spada, la sciabola, che rappresenta il potere del capitano dell'altra nave, e che quindi non è detto che la sua ciurma seguirà il capitano in battaglia. Le sue parole, portate dal vento, lo avevano sputtanato davanti agli altri. Mi ricordo, sì, sì. Dovrebbe essere andata. Rael, spegni il GPS che ci trovano tutti. Ma è il turno dei pirati, perché avevano concluso con il vostro turno e toccava ai pirati. Fighissimo, ho fatto così, ho alzato il braccio al cielo. E i pirati si avvicinano ancora alla vostra nave che era stata rallentata a causa dell'albero spezzato, che adesso è riparato, ma ovviamente nel frattempo avete un attimo perso il momento. E... da sono lontano, a distanza media. Sono a distanza media. E sentite partire delle cannoneggiate. Si può considerare un colpo di cannone un'abilità speciale di qualcuno, no? A meno che non lo sia in questo caso, perché sì, sta facendo. In realtà sì. Ok. Allora, io uso la mia reazione. Ok. Per. Attenzione, che qua è complicatina la cosa. Ho paura, posso andare. Voglio usare l'effetto di ammaliamento su Rael. Per fargli lanciare un incantesimo, usando però tutto il mio potere. In realtà voglio ovviamente dislocare il mio potere e fare in modo che sia lui che dice una cosa. Okay. Cercando di convincerlo che sia lui a fare la cosa. Perché cosa voglio fare? Ve lo dico in generale. Okay, ma vediamo le meccaniche. Allora, quello che voglio fare... Quando usi la reazione, gira qualcosa sul lato nero. Grande. Ci è stata un'idea di Claudio. Quale? Parla di altra persona. Sì, esatto. Uso la mia reazione... E voglio fare questo. Lui, preso da tipo Tourette, quindi non se ne rende conto, dirà: il vostro potere è nulla contro la Fenice! E io voglio spendere un filo, usando Nessuno ricorderà il tuo nome, per far perdere a un PNG addestrato la sua abilità speciale. Ok. Fino a che io sono cosciente. E però voglio lanciarlo in modo che sia lui che dica... Che canalizza questa cosa. Sì, e quindi che dica... tu non sei nessuno dinanzi alla Fenice. Allora, diciamo che vediamo se il creatore acconsente. Io come personaggio acconsento. Cioè mi piace che la storia vada così, perché mi piace cosa sta succedendo. Anche perché teoricamente non posso fallire, visto che spendo un filo. Il creatore dice sì. Bene. Il tessitore. No, il creatore del gioco. Io creatore. Io un creatore. Il tessitore dei tessitori. Il tessitore dei tessitori dei tessitori. E voglio che quello che stia usando un'abilità speciale, magari per mirare meglio così, in modo che le cannonate non vadano a buon segno. Ok. Però tutto che si parta da lui. Va bene. Erano due cannonate che dovevano partire. Una... Tu sollevi anche la sciabola. Eh sì sì. Io voglio anche prendermi un vantaggio però. Come si fa in questo caso che ho usato il filo? In questo caso che hai usato il filo è come se tu avessi tirato ma riuscendo lo stesso. Quindi tiri solo. Devo per tirare per il vantaggio. Posso considerare un dislocazione ammaliamento? Sì. Ci sta. 4. Vantaggio. Tu prendi vantaggio. Il puntifato, non i vantaggi. Puntifato. Quindi ne prendo adesso che ho 4 fili. Ne prendi due. Uno al primo, al terzo e quindi al quinto ne prenderai poi non tre. Era ogni pari? No, è ogni dispari. Avevo sbagliato la scheda. Ah, ok. È ogni dispari. Quindi uno, due. Due. E uno lo uso subito. Oh, pardon.
per fare in modo che, mentre lui dice questo, scegli tu la frase. Considera in questo momento la cosa che è nella tua mente è: tu non sei nessuno a quello che ti sta sparando addosso. Ok. E quindi non mi puoi far niente. Alzo la spada e dico: colpiresti il tuo capitano? Insetto, colpiresti il tuo capitano? Sono io il tuo capitano! E col vantaggio gli faccio rompere una fiammata con una fenice illusoria che appare e fa tipo... sulla spada in alto e poi si spegne. Ok. Le due cannonate partono lo stesso, ma vedi che una è stata proprio deviata all'ultimo quando ha visto la sciabola, l'altra è partita troppo velocemente. Quella che viene deviata cade in mare molto lontano da voi. E l'altra, invece, che senti in faccia e mi sventra. Dice puttana. Che senti correre verso di te, fa 7. Ok, quindi... posso fare... allora. Vuoi fare una reazione anche tu? Ho una reazione, però non so, perché da come è descritta non so se è applicabile. Mm-hmm. Or dunque, uccido tutti. Tu non puoi passare. Che... intanto devi essere Gandalf. Gandolfo! Beh, mi chiamo Lothar. No, Gandalf, no. Beh, ah, Lothar. Ho capito adesso. Magari dove Lothar? Sì, onestamente sì. È la terza puntata. Ho capito, beh, ma c'era il bosco di Lothlothlothl, magari aveva letto l'ambientazione, io che ne so. No, quello non l'ho letto. Io vorrei con quel... non era, se riesco a trovare la descrizione, vorrei, all'anima... vorrei descriverlo anche a voi. Sì, infatti vorrei tanto... eccolo qua, guardiamo. Perché dunque, girare la scheda dietro non pareva brutto. Magari sì, pareva brutto. Allora, dice, quando un avversario cerca di raggiungere il tuo compagno, un PNG alleato, poi decide di fare subito una prova di vigore. Se riesci, l'avversario viene bloccato da te lungo il tragitto e non può raggiungere il bersaglio, almeno per questo round. Dai, è bellissimo. Questa è una cannonata. Io in realtà voglio piazzarmi davanti a... Rael. Con il mio scudo a croce, mettermi davanti e bloccare la cannonata con lo scudo, che è il mio artefatto. Beh, fai sta prova di vigore. Così almeno Claudio e può vedere cosa succede quando si spezzano gli artefatti. Esatto. E ho proteggere come specializzazione. Ok. Quindi a tiro 2. E fallisce. Che entrambi. Bella merda. No. Beh, no, è su vigore, faccio 9. Vieni preso in pieno dalla cannonata. Io avevo detto accuratezza. Dio, ho uno scudo talmente grosso che non so se è accurato. Ascendente, perché devi alzarlo un po'. Mi avrei detto prudenza. Sto attento, eh. La cannonata colpisce in pieno il tuo scudo. E o ti prendi i danni della cannonata o provi a usare lo scudo come scudo. Uso lo scudo come scudo. È un dado da 6. Un danno. Riesci a colpirlo, cioè non ti metti in mezzo e basta. Lo inclini. Sei così accurato da deviare la cannonata inclinando lo scudo in modo che la palla di cannone non ripiombi nella nave facendo un buco nella nave. Sarebbe stato intelligente. A me che ero nascosto dietro l'albero, la deviavi, boom, in testa, giù a mare, morto. Bella scena, sarebbe stata molto bella, sì. Il problema è che ti si frantuma lo scudo. E devi girare lo Star Wars. Sì, frantuma lo scudo, ma il mio scudo aveva la caratteristica che post battaglia lo posso riparare. Sì, ma intanto non ce l'hai più. Sì, per adesso. E quella è l'armatura. Sì. Armatura pesante, già, giusto. Perché per simpatia l'armatura ha detto no! Non posso vivere senza di lui. L'armatura si è frapposta fra la cannonata e lo scudo. Perché per una questione di usabilità, Claudio nella scheda ha fatto una sezione scudo con 3 caselline e una sezione armatura con una casellina a stadi. Certo, no, questo mi ricorda perché ho visto molto recentemente Doctor Strange. Non faccio un cazzo nelle altre puntate. Ho visto molto solo recentemente Doctor Strange. Non è piaciuto che altro. Sì, e devo dire che comunque il miglior personaggio e il miglior attore dell'ultimo anno è la K. La capa, che bomba! È il miglior attore, dovrebbe vincere l'Oscar come miglior attore. Tanto come si muove, come lo spinge, che gli indica le cose. Sì. Più o meno come fa la tua armatura ora. Bello, mi piace. Come un po' in Aladdin, che il tappeto era quello con le espressioni migliori di tutti i personaggi di Aladdin. Pur non avendo occhi, faccia. Esatto. Tipo.
Sentite anche che partono diversi colpi di pistola dalla nave, che però è ancora troppo lontana perché vi possano colpire. E vedi che il capitano ti sta fissando molto, molto freddo e determinato. Bene. Vedi che qualcuno nella sua ciurma ha notato la mancanza della sciabola al suo fianco. Ma vedi anche che probabilmente l'hai rubata in una maniera non consona al passaggio di potere. Quindi non sono tutti convinti a non seguirlo. Bene. Beh, tocca a me. Perché loro hanno agito. Senti il vento che sulula. Sono le cannonate. Certo, certo, assolutamente. E io, sempre con questa voce portata dal vento che arriva alle orecchie di tutte le altre persone sulla nave, punto la spada verso il capitano e sussurro nelle orecchie di tutti, se ce la faccio poi con il mentalismo e ammaliamento, chi mi darà la sua testa, puntando il capitano, diventerà il mio quartiermastro. 6 e 4, tengo il 6. Il 6 mi dà dei punti fato. Il 6 ti dà dei punti fato, due punti fato per la precisione. E io, quello che voglio come fare, il vantaggio, cioè come lo sfidare. Sì, okay. Ne uso. Quando prendi punti fato, prendi X punti fato, okay, sempre, a prescindere da quale sia. Ne uso uno, io sto usando un effetto di ammaliamento portato dall'elementarismo lì, perché voglio ammaliare, perché comincino la rivolta e cerchino di ucciderlo, le due persone che mi sembrano più grosse e più convinte. Ma perché questo, scusa, sarebbe tocca a noi? Sarebbe tocca a voi. Quindi noi rigiriamo questo e esatto, esattamente. Tac. Bravissimo. E tu fai solo la tua azione. Io ho fatto questa. Ti servono tre punti fato. Uno per aumentare la distanza, perché loro sono a raggio medio. E due per convincere le due persone. Sì, due persone. Una persona in tutto. Due in tutto. Due persone, anzi, una deve essere appunto grossa e già convinta. L'altra deve essere quella che mi sembra avere lì un ruolo di responsabilità. Cioè già il suo Nostromo, già il maestro Dasha. Qualcuno che abbia un suo perché. Io voglio che una piccola folla si muova in modo che quelli convinti a metà si muovano e lì sopra scoppi il caos. Ok. Senti effettivamente innanzitutto un urlo quasi disumano che giunge dal retro della nave. Ah, che bello. E vedi che c'è questo tizio, probabilmente è un orco da quanto è grosso. La pelle sembra rosa come quella di un essere umano, ma non può essere un normale essere umano, okay, perché è troppo grosso. È troppo brutto. E lo senti che ruggisce e fa... Non ha la sciabola! Pum! E dà una scudata in faccia a uno con un buckler e vedi... Ah! Che cade giù dalla nave uno, okay, uno della ciurma. Oh, che bello, ammaliatore. Sì. Mentre il Nostromo della nave, che era di fianco al capitano, si gira, adesso guarda la custodia vuota della sciabola e inizia ad arretrare prendendo la pistola e puntandola verso il capitano. Molto bene. Io uso la mia reazione per provare a ammaliare il Nostromo, anzi io ho visto che poi quando uso un codice di comunicazione posso fare pari al vigore, quindi voglio provare. Sì, perché altrimenti finisce su. Certo. È giusto. Ok, voglio volontà, sto cercando proprio di... Che cosa stai cercando di fare? Di mind, tipo un dominare persone su due, più che dominare persone instillargli un'idea. Sì, ok, volontà ci sta. 7. E voglio dire entrambi devo usare distanza? Sì, perché sono ancora medio. Ok, quindi solo distanza, quindi lo posso fare solo a uno. Ma io provo a prendere il vantaggio. È solo perché mi piace quello che stai facendo, perché non rompo il cazzo, perché avevi detto ammaliare, quando hai visto il risultato hai fatto non posso usare volontà. No, ammaliare. Ammaliare è l'effetto. L'incantesimo. Certo, 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 certo. E da manuale. No, ci sta, è verissimo, hai ragione. Sì, sì, certo. Ce l'ho la specializzazione a ammaliamento. Poi mi prendo come tutto fare. Cosa mi scalta specializzazione mi serve per avere il bonus nei vantaggi? In questo caso? Aiutatemi. Come specializzazione di vantaggi? Non ho capito, scusa. Sicuramente ammaliamento. Sì. E poi posso usare o dislocazione.
No. O cosa potrei usare? Cos'hai lì? Per aiutarmi, posso avere quello che voglio. Elementalismo, secondo me. Vabbè, è una cosa di buon momento. No. Perché? No, anche perché lui non sta facendo portare la sua voce. No, esatto. Non, vabbè, voglio, non voglio fare un pensiero. Voglio instillargli un pensiero e sarà controllo mentale. Tanto la posso avere tutte. Sì. Uso quelle due, quindi. Niente, provato. Segnati una sciagura. Due è una sciagura? Sì. Uno e due. Giusto. Siamo a tre. Tre, quattro, niente. Siamo a tre sciagure. Comunque, beh, sono riuscito e voglio instillargli l'idea di... è una truffa, sicuramente non c'è stato qualcosa di onore, noi rispettiamo l'onore, siamo col nostro capitano. Spariamo al... allo stronzo alato. Al, come si dice? Alla preda, eh? Bioshock, tu sei proprio il protagonista, Bioshock Infinite. Sei il, come si dice quando uno... Usurpatore. Ah, usurpatore. Okay. Non sapevo che... Non era Bioshock Infinite, però. Infatti io sapevo che non era usurpatore, lo chiamano in un modo particolare lui. Tipo anticristo, qualcosa del genere. Particolare, eh? Anticrasto! È qualcosa di brutto. Contro usurpatore. Ok, e vedi che dopo avergli puntato la pistola in faccia, lo guarda e gli dice: signore, la mia mira è scarsa, ma questa pistola può ancora colpire quel marrano che vi ha rubato la sciabola. Lasciate che lo colpisca io per voi. Ma io l'ho capito che ce l'ho riuscito. Tu hai visto che lui ha tirato fuori la pistola e gliel'ha puntata addosso con fare... Ti faccio un'altra domanda. Assassino. Cioè, scusa, cerco di farti un'altra domanda. Io di solito riesco a capire se riesco a influenzare le persone oppure no. Dimmelo tu. È più divertente dirti no, perché non sono io. Lo fa la Fenice. Quindi io non lo so. Quindi io non mi sospetterò. Perché questa cosa, questo twist della trama mi piace un sacco. Quindi no, non me ne accorgo. La Fenice decide. Il capitano mette una mano sulla spalla al nostro uomo e gli dice: so che ce la puoi fare, Jack. Se c'è qualcuno che può colpirlo da qua, sei tu. Prendigli la mano, fagli cadere la mia sciabola. Saranno gli squali a riportarcela. Io intanto guardo... Sì, capitano! Intanto dietro guardo loro. Ah! Faccio... Vabbè, è andata comunque. Adesso vediamo. Il nostro uomo punta chi la pistola. Chi c'era di fianco al nostro uomo e al capitano? Quindi che ho preso il nostro uomo e un altro... secondo. E un tonno. Signora mia! Lo immagino così il nostro uomo, eh. Mi spiace, ma è così. È canone, è così. No. Okay. No, mi rifiuto. Col maglione blu e la barba. Mi rifiuto assolutamente. Vedi che prende proprio la mira mettendo la pistola appoggiata sul braccio, si appoggia alla prua della nave. Reazione. Dai, dimmi. Ah, ma lascia la fare a me. Va bene? Ah, io ascolto. Io? Dai, mentre lui... lui... Oh, io non ho fatto niente. Va bene. Ok. Abbiamo... certo. Mentre Alexander no, guarda intristito la scena. Io dai resti dello scudo. E Corvo sta cancellando delle cose dalla pergamena perché sta facendo lavoro di redazione in diretta. Sollevo una maniglia e comincio a estrarre una catena lunga con in fondo un gancio che attacco a una palla di cannone e comincio a ruotarla. Di lanciare direttamente l'ancora a sto punto. No, comincio a ruotare questa cosa qui. Posso fare una domanda, Vignola? Sì, dai. Come attacchi un gancio a una palla di cannone? Sono un artiglio. Sono ganci, quelli a quattro punte che vanno a bloccare le cose sferiche. Ok. Vabbè. Che come, per come? Caso questo mercante aveva sulla nave? No, ce l'ho io nello scudo. Lo scudo che è tipo quello che trai, che smonti i pezzi e tiri fuori. Ok. Non l'avevi detta questa cosa. L'avevo detta la prima puntata da ciocchi, ma l'avevo detta. Croce, faccia. No, ok, però su una nave mi dici, oh, prendo una catena e inizio a tirare. Penso dalla nave. No, dallo scudo ho detto. Giusto, perché allora avevanti, scusa, non volevo interrompere. Lo scudo è rotto. Sposto un pannello sulla nave. È rotto, non funziona più da scudo, ci sono i pezzi. Sposto un pannello sulla nave e c'è Caterbavon. Legata. In catene. Quella in catena ha un gancio in e non rompete i coglioni. A volte ritorno. Datemi punterò. Non la perderai mai quella. No, lì. Era quasi andato, ma non te la perdonerà nessuno mai. Peggio della campagna. No. Il finale mi è piaciuto invece tantissimo. Sì, una bomba. La sberla di Cater? No. Ma stiamo giocando a Clotes. Comunque, certo. E sono lì che lo faccio ruotare. Quando spara, dimmi. Spara. Io faccio la reazione.
protezione e cerco di prendere. Ma non era la rotazione della canzone questa. Era l'intro. 10. Ok. Mi è piaciuto quando spara, dimmi. Adesso, no, adesso. Non poteva fare nient'altro che spara. Aspetta. Ora. Che poi era tutto partito da quando il tizio ha sparato. Quindi il tizio ha sparato e c'è stato come da film tipo... Beh, questo ci sta. Di lui che prende, tira fuori piano piano la catena, prende il coso, gira e poi si gira verso la telecamera e fa... Dimmi quando spara. Secondo me è un montaggio molto figo alla Guy Ritchie. Hai presente quelli che... Cioè nel senso che con la... non ci riesco. Sì. Comunque. Sì. La catena. Ok, hai fatto roteare le palle sulla catena. Non solo quelle. Non ho capito però qual era lo scopo di tutto questo. Lo scopo era fare... Tu non puoi passare come prima con la palla di cannone e lo scudo. Sto giro invece è con la palla di cannone e la pallottola. Ok. Facendo... Quella di prima andava bene perché una palla di cannone, un PNG, più o meno, diciamo no. Di sì. Una pallottola, un filo meno. No, però posso fare una domanda, ti prego, Manto, posso per te? Era per deviare una pallotta, tutto questo, non potevi usare direttamente il gancio? È più bello avere una pallotta. Ah, ok. Attacca l'albero a questo punto della nave. L'hai appena riparato! Sarebbe un peccato. Un cannone! Sarebbe un peccato. Deviavi la pallotta con una pistola e facevi rientrare il proiettile dentro la pistola e la ricaricavi. Detto questo, se effettivamente ti vuoi frapporre... Posso non fare, tu non puoi passare, voglio faccio il proteggere in generale, quindi mi frappongo e cerco con la palla del cannone di prenderlo. Tutto. Ad ogni modo comunque fare. Questa è una prova contrapposta, cos'è? No, boh. No, questo è il suo sparare e... Sì, no. Caso, ah, ah, ok. Ah, ok, quindi non ho capito perché tirare. Ma perché lui gli ha detto non mi sta bene. Ah, ok. Cos'è quella roba? È un 7, quindi non 4 usato, più 3, 7. Anzi. Ti colpisce, o almeno colpirebbe Rael, tutti i frapponi, e hai ancora l'armatura? Sì. E allora tira dell'armatura. No, il proiettile passa attraverso la tua catena di Andromeda, come tutte le volte che Andromeda usa la catena di Andromeda. Questa difesa di vetro per terra. Va bene, mi tolgo l'armatura. Così puoi e mi acceco. No, così arrivo finisce. Esatto, non è un problema. Ci lasci dire Fenix. Fatto apposta. Fratello. Okay. Ti colpisce? Fa un danno. Va bene. E senti che stanno partendo altri colpi di pistola, ma soprattutto il capitano prova una manovra di vigore per speronare la nave, dato che voi state ancora ripartendo e loro sono nell'ultimo momento in cui possono raggiungere la vostra nave sicuramente, ma cercare di speronarvi, perché se non lo fanno adesso poi iniziate a incartarvi uno intorno all'altro. Reazione, perché mi sembra speronare la nave è quello che poi si combatte per forza. Quindi, reazione, uso... Nuovo elementalismo, anzi, elementalismo e abiurazione. Ovviamente, ovviamente no? Il prossimo turno nessuno fa niente, ma agiremo lo stesso con le reazioni del turno dopo. Esatto, esatto. Però da adesso. Quindi poi... adesso è diventato turno normale. Esatto, non possiamo più fare reazioni. Allora, elementalismo e abiurazione. Io voglio. Sì, c'è questa sottilissima, ma è quasi invisibile. Patina di fiamme, che in realtà è quasi un campo di forza, che sta attorno alla nostra nave, ok? E quello che voglio fare con elementarismo è creare un cavallone in direzione opposta, ma imprevedibile per la direzione del vento, rispetto per che porti il capitano ad avere, che probabilmente sta cercando di fare la manovra bene, anche se la va bene, in realtà a deviare la nave fuori dalla rotta di speronamento. Quanti punti fatto possiedi in questo momento? Perché ti dico, tu stai cercando di fare due cose contemporaneamente. Cioè, uno è hai lo ragione. Schermo no, allora facciamo una cosa. L'altro è la cosa per io voglio deviare la sua traiettoria, punto e basta. Ok. Interpretiamo pure, senza assolutamente nessun problema,
come si dice, la vibrazione, cioè la cortina protettiva, semplicemente come qualcosa che contribuisce a deviare la traiettoria della nave perché fa attrito. Ok. Ok, userei prudenza. Va bene. Comunque, data la mole di acqua che stai spostando, almeno un punto fatto lo devi consumare. Ma fortunatamente ce l'ho. Ok. 4. Più hai? Oh, 4, quindi ho fatto 8. Devi l'acqua intorno alla vostra nave, che crea un cavallone gigante. Vedi che ha quasi la forma di una fenice che si lancia verso la nave dei pirati. E lasciali arrivare. E il capitano è costretto all'ultimo a girare il timone e cercare di evitare l'onda, che vedi che colpisce il fianco della nave e alcuni dei pirati vengono scaraventati in acqua. Capitano, ci vuole ancora molto ad allontanarsi da qui. Tu hai ancora sciagure? Una. No, io no, lui ce l'ha. Ne ho tre io. Bomba, tu me l'hai tolta, questi sono i pirati. Beh, tu puoi usare le mie sciagure per darle un po' a tutti. Sì, ma ci tengo a farle a te. Ah, ok. No, la mia l'hai usata, perché era l'albero della nave che mi cadeva quasi addosso. Perché sennò finiva in acqua l'orco. È giusto, mi sembra sensato. Che non sarebbe una sciagura per te se finisce in acqua l'orco, perché sta facendo così. E quindi? Beh, insomma, per me è una sciagura se finisce il combattimento presto. Vediamo. Per ora l'orco è ancora salvo, ma altre persone sono cadute in acqua. E vedi che però si stanno preparando con quelli che sono riusciti a rimanere aggrappati con le corde, i rampini e le sciavole tra i denti. Eh certo, quantomeno non ci hanno speronato, che è tanta roba. La nave resiste, vedi che i marinai della nave mercantile su cui siete sono evidentemente abituati alle scorribande dei pirati e non sono partiti disarmati, che si stanno armando anche loro. Io te lo devo dire, prima si sfido il destino, vero? Perché se su un tiro naturale ottengo un 5, un 6 o un 5, ho un vantaggio. Un punto fato. Se sfido il destino, rischio di pigliarmi una sciagura, ma lo ottengo anche con un 4 addirittura, perché sono perfezionista. La prossima volta te lo devo dire, perché... E lo puoi scegliere anche dopo che hai tirato, Sì? Sì. Ma lo ritiro nel caso. Sono due tiri separati. Ok, e nel caso uno è per la prova, certo. Uno è per il tiro. E nel caso ne tiro ancora due, data la prova che ho fatto? No, ne tiri solo uno. Sì, lo sfido. Una bella sciagura. Bella sciagura. Vedi, l'orco che era lì, che pensava di essere rimasto aggrappato, arriva uno dei pirati che stavano invece dalla parte... Gli dà un trusso e via. Dalla parte del capitano, gli molla l'accetta sulla mano e la mano rimane attaccata e senti l'orco che... Oh! Mi dispiace per l'orco. E cade in acqua. Vabbè, è successo. Già. E vedi che la nave è di fianco a voi, il capitano ormai ha abbandonato il timone a qualcun altro e sta venendo verso Rael proprio con la pistola sguainata. E urlandoti: cane, ridammi quella cosa, sei solo un fottutissimo ladro, tu non sei degno di guidare questa ciurma, ti spara. Ma non ha fatto la manovra all'osca? Questo è il nuovo turno. Allora, aspetta. Voi avete finito. Ah, quindi dobbiamo rigirare. Loro possiamo usare le reazioni due volte di seguito, okay. Perché voi avete sì, chiaro, sì. Era per sì, è giusto. E ti colpirebbe? Io faccio la reazione, mi brucio un filo. E muoio al posto suo. No, protettore dei deboli. Ti sei tolto un punto ferita, lo sai? Quando... Perché l'hai fatto una X qua e qui non ci sono i fili. Sì, è la seconda cosa. Una scheda che ha quattro robe incrociate. Poi boh, vedete, poi sono pignolo, però scusa. No, no! Dagli un punto ferita. Grazie per aver guardato e avermelo detto. Mi aggiungo una sciagura. E invece tre punti ferita le sciagure. E. Lancio un incantesimo di adorazione che in realtà è lo spettro della mia mano che si frappone tra il proiettile che arriva e la mia testa.
e contemporaneamente il mio corpo si avvicina alla mano spettro e no. Ok. Stringo il proiettile. Ok. Filo, ci sta. Il mio personaggio questo fa, punto. Vedi che altri pirati iniziano a guardarsi intorno come per dire siamo sicuri io urlo come ti fossi sorpreso, faccio ha fermato una pallottola con le mani io senza capire un cazzo, dai, l'ha fatto altre volte insomma. Butta per terra la pistola il capitano e sfodera un'altra sciabola che evidentemente è la sciabola di riserva. È bella, è ricca, certo, ma non è assolutamente come quella che hai in mano tu. Mentre gli altri pirati, e vedete che ci sono sei pirati che si stanno lanciando con le corde insieme al capitano, piombano sul ponte vicino a voi, altri sono stati intercettati dai marinai della nave e stanno combattendo. Questi sei si avvicinano un po' a voi, in particolare a Lothar e Rael. Camilla. Io sono un codardo indietro. Come funzionano le ferite qui? Cioè quanti punti ferita ho? Io me ne sono. Vigore più 2. Ah sì, allora è giusto. Allora è giusto. Il massimo. Sì. Per adesso lo c'hai. Sì, sì. Devo segnare meglio perché. Sì, il segno che hai fatto era un gelo benefico. Si capiva uno col ma passo, scusa, basta fare così. Basta fare. Tu non devi andare in nessuno. Ah, giusto, hai ragione. Io dovrei fare quadratini. Io dovrei fare quadratini aggiunti. Ma no, io vigore, no? Ah, vigore 2, ce n'hai quanto me allora? Sì. Sei l'unica armadia 4 ante come io. Di più di 4. 3 si buttano su Rael. Ok. Un 7. Un 6. E un 5. Mi spiace, ho usato già la mia reazione. Nessun sì. problema, io non l'ho usata per niente. Però. Si gettano su di te con la sciabola. Mm-hmm. E se non pari con lo scudo. Ci provo. Allora, uno. Il tuo scudo è con la X sopra perché è già stato rotto? No, è una V. Okay. Cioè, ho lo scudo. Hai lo scudo. Perché altrimenti. Non hai l'armatura. Non ho l'armatura e quindi volevo. Okay, aspetta, domanda tecnica. Il mio tu non puoi passare. Sì. È da utilizzare come reazione? O semplicemente quando un avversario fa questa cosa io posso, nel limite del logico? Quando un avversario cerca di raggiungere un compagno. Quindi la verità è che mi potrei mettere davanti. Beh, io mi immagino il pirata che si avvicina e io toc, no, toc, no. Allora, cazzo, che se uso la reazione adesso, poi non posso agire per fare quello che voglio. Beh, io uno, aspetta, no, uno lo blocco, provo a bloccarlo con questo. Ok, allora io l'altro. Quindi non ti costa la reazione a lui. No, prima ha usato la reazione perché ha bloccato il proiettile. Non ah, ok. 6. Sei. Hai anche un vantaggio. Hai anche un punto. Due punti 4. No, sì. Quanti? No, lui ne ha uno di punto 4. No, perché ha bruciato solo due. Due quindi usa. E mi gioco il dado del. Vai. Bravo. Ah! Sciagura a noi. Sciagura a noi. 1-1, vabbè. E al pirata che sta arrivando ti frapponi, vedi che non riesce a oltrepassare la tua mole imponente, ma la sua sciabola riesce a passare la tua mole imponente da parte a parte. Però hai ancora l'armatura. Sì. Oh! Che para la sciabola e segna però che è stata colpita una volta l'armatura. Le armature sono leggera, media, pesante. Ce l'ho pesante. 1, 2, 3 colpi. Certo. Facile, facile. Il secondo gruppo di pirati erano in 6, mm-hmm. che era quello che stava già andando su Rael. Vedi che sono quelli un po' più massicci. Quelli che sono andati su di lui sembravano quelli svelti e precisi. Ok. Su di te stanno venendo quelli con. Ah mia! Con i martelli da fabbro e armi del genere. Mm-hmm. A due mani. E ti attaccano con vigore. Uno cade di sotto. Uno cade di sotto? Sì. In acqua. Aha! Reazione. Fai arrivare uno squalo, ti prego. Sto aspettando solo in acqua. Per far rendere un po' più pericolose le cose per quelli che sono in acqua, no?
voglio usare sia ammaliamento che elementalismo per fare più un punto fato, no, per spargere, esatto, e richiamare per fare Aquaman. È quello che ho detto. Sai che io fumetti di quel tipo non so. Allora, lui è conosciuto per un quindi il tuo superpotere è che parli con i pesci. Tra l'altro, a questo proposito, molto bello il primo numero di Aquaman del Rebirth. Perché parla con i pesci? No, che dice proprio io non parlo con i pesci. Vado, provo. No, non ci riesco. Non solo, non ti sei accorto, scancellati una sciagura, che qualcuno è arrivato anche dietro di te. Per fortuna è un deficiente. È ancora, è uno di quelli che probabilmente ha preso l'onda ed è rimasto molto colpito. Perché, perché in realtà succede così, io provo, mi concentro per attirare la cosa e parte solamente tipo un suono del genere, io faccio cazzo, do un pugno per terra e mi abbasso e passa la sciapola sopra. Ma vedi che sei riuscito a chiamare uno squalo, perché ti gira e quello dietro di te è un uomo squalo. Cazzo. Infatti non ti ha attaccato con una sciabola, ha cercato di staccarti la testa con un morso. Comunque uno ti ha colpito. Colpito. Non tiro l'armatura di nuovo? No, lui? Se vuoi puoi usare di nuovo l'armatura. L'armatura finché non si distrugge puoi provare a usare. Comunque no. Ti colpisce, sono due danni perché ha un grosso martello molto pesante. Porca che deve bello. Essere stato molto difficile da portare di qua su quel ponte di corde col rampino che sono riusciti a tirare. Scende la goccia di sangue lungo il viso. Peccato. Mentre il Nostromo cerca di calmare le acque sulla propria nave e cerca di riportare la ciurma che si sta ribellando dalla parte del... Teoricamente adesso è normalissimo lui. Perché non ha più né la mia né la sua compulsione. Sì. Sì, sono e infatti sta cercando di calmare le acque sulla nave. Letteralmente. Sei. Ma quindi sta ancora dalla mia parte, in teoria, di principio lui. Sta dalla parte sua. Del capitano. Ok. Che è la mia. E vedi che... In questo momento. In maniera un po' sfumata, diciamo. E vedi che effettivamente sulla nave iniziano a fermarsi alcuni dei combattimenti che erano in corso e... Si dicono, beh, ci potremmo pensare dopo che abbiamo ucciso questi qua e abbiamo rubato la nave. Si girano quasi all'unisono. Sì, prendiamo il loro tesoro, uccidiamoli e mutiliamo i loro cadaveri. Molto bene. E tocca. E mentre tutto questo accade e tutti guardano, soprattutto me, mentre dicono questa cosa, io faccio due passi avanti. Perché era un nostro. Era un nostro. Era un nostro. Faccio due passi avanti, sperando che gli altri due abbiano anche un certo tempismo nello sfruttare la situazione. Punto la spada verso il capitano, perché io sono ancora convinto che se li dobbiamo ammazzare tutti ci facciamo ammazzare anche noi, mentre invece se questi qua si sottomettono è meglio, e gli dico: questa è mia, lo sai che questa è mia, inchinati a me, verme! Gli voglio fare comando, che poi magari si alza il round dopo, ma voglio che tutti vedano che io glielo dico e lui lo fa. Ascendente, variamento, ok. Ho fatto lo stesso, ho fatto 7. Ok. Vuoi bella coppia voi due, con i dadi oggi. 2-2, poi 2-2. Beh, in realtà ha funzionato. Se sfido il fato, mi torna un'altra sciagura. No, perché? Tanto, io voglio che questo, che ha detto, ah, t'ammazzo, ha un mio ordine, cade in ginocchio. Voglio vedere se io con la spada del capitano, con il capitano che si inginocchia, non riesco a creare, porca di quella puttana, un po' di paura in questi qua. Il capitano effettivamente guarda la spada, vedi che con gli occhi sta cercando di ammazzarti, ma il suo corpo si muove contro la sua volontà e si sta inginocchiando, abbassando la testa verso di te come inginocchiandosi davanti a un re. E non riesce a parlare, vedi che sta cercando di aprire la bocca e tutto quello che riesce a fare è un grigno incazzato. Un grugnito, un grugnito. No, non sta facendo ma Dio è ok, c'è l'uomo squalo, ma lui non è l'uomo maiale, eh?
Sto pensando di usare la mia reazione. No, prego, fate voi. Beh, sei inchinato, no? Sei inchinato. Non inginocchiato. No, sei proprio inchinato. Ha detto inchinati. Gli ho detto. No, gli ho detto inchinati, inginocchiati. Gli ho detto inchinati. Sei inchinato. Sì, hai detto inchinati. Reazione. E adesso in ginocchio. 6 2 E le sue ginocchia si stanno muovendo, esatto, lentamente ma inesorabilmente. Ne uso uno, ok, affinché questa cosa che sta funzionando su di lui, in ginocchio, che è il comando, funzioni anche sul fottutissimo nostro robo. Che non è più a raggio medio perché si sono avvicinati. Voglio vedere se con i due ufficiali in ginocchio questi continuano. Non so se il nostro uomo è stata un'ottima idea. Vedremo. Voi? Stava facendo tutt'altro in teoria. I pirati che mi stavano attaccando. Tu non puoi fare niente. Neanche io. Ah, giusto, perché i pirati. Perché abbiamo appena girato i cosi. Lui era l'unico che non aveva ancora. Basta. Possiamo fare la reazione in caso adesso ai pirati. Diciamo che faccio un tiro per i pirati. Se il loro morale ce la fa e hanno 2, quindi devono fare almeno 5, continuano ad attaccarmi. Se faccio meno di 5 potrebbero non ritirarsi, ma perlomeno perdere il round. Perdere il round e cercare di capire che cosa sta succedendo. Perché se poi ce la giochiamo riusciamo a fargli abbassare le armi e poi, lo sapete, quando perdi di slancio, l'arrembaggio. 1. Sono lì, si guardano, vedono che tu sei stato colpito, Lothar, e sei abbastanza ferito rispetto agli altri, però... Posso suggerirti un'idea? Posso suggerirti un'idea con una mia sventura? Lo squalo se ne strafotte in casa. Vabbè, e continua a cercare di morire. Con gli occhi pallati, mentre capisce la minchia. Uno street shot. Rage street shot. In realtà non ha neanche sentito probabilmente, non sta vedendo quello che... Perché gli succede davanti, agli non occhi, vista laterale, quindi non vede. E cerca di morderti via la testa di nuovo. Quindi non è una sciagura, è solo che sì, mi sta avvertendo. Sì, vabbè, una sciagura, sti cazzi, cioè. Ci sta. Ha detto fermati, è inchinato, cazzo! Hai l'armatura? Sì, anche lo scudo. Se prima provo con lo scudo. Prova con lo scudo. Prova il castagno e lo scudo. No. Provo con l'armatura, posso provare tutte e due? Sì. No. Immagino siamo due. Sono due danni. E ti prende la spalla. Ha detto, sei inchinato, ma sei scemo, gli do un calcio. Giusto così. E senti che emette una specie di... Però sei sicuro che stia parlando o semplicemente stia cercando di ingoiare il tuo braccio più velocemente? Intanto mi volto verso di loro e il mio capitano gli faccio questo nel momento in cui dite gettate le armi. Non sta andando come volevo, penso. Non l'hanno raccolto. Non mi hai detto di gettare le armi, né di arrendermi. Aspetta, adesso sta a noi. Adesso sta a voi. Tu ti rigira. Vuoi fare tu? No, io non voglio fare niente per adesso. Cazzo. Dai, che li abbiamo in pugno. Ho perso lo slancio. Io davanti quanti ne ho? I 6 di prima, perché i 3 che stavano andando su di lui e i 3 che erano venuti direttamente su di te. E dentro di me posso fare la reazione al fatto che loro siano distratti dal comportamento del capitano? O è una mia azione? È una tua azione. La reazione è quando gli altri fanno qualcosa. Stavo chiedendo infatti come distinguere. Va bene, allora. Buono. Tocca a noi? Sì. A voi. Allora io come cosa mi. Sei dietro di me. Non... Ma sto gridando da dolore. Sei dietro. Ho preso una spada in testa ieri perché qualcuno era dietro di me e non lo vedevo. Lui sulla spalla. Ma tu lo sai, io non sono a combattere, io vado giù molto facile. Mi gioco il punto fato, prendo una specializzazione che non ho, che è spingere. I pirati che sono caduti, che sono davanti a me, allargo le braccia e il ginocchio e parto in carica per buttarli giù dal parapetto. Okay. Se vuoi buttare giù tutti ti servono 6 punti fatti.
punti fatto A. La specializzazione te la prendi perché è uno dei tuoi fili? No, perché c'è scritto in fondo punto fatto. Ok. Però se fai questa cosa per prendere la specializzazione, puoi buttare giù solo una persona. Perché l'hai giocato? Perché l'hai usato per quello. Ok, allora lo faccio per gioco punto fatto per proprio tuo. Certo che. Cioè, come la mia abilità, però col punto fatto la puoi fare? Consumare ogni volta la cosa, una volta che ce l'hai, ce l'hai. Si scena. Però senza consumare. Farcela ce l'hai fatta. 11, credo, perché dovrebbe essere su vigore buttare giù qualcuno. Assolutamente. Quello che ti ha colpito? Quello che mi ha colpito è il suo amico accanto che se la stava ridendo. E facciamo una bella prova contrapposta. Va bene. Su. Loro non ci possono arrivare lo stesso. Tu hai tirato su un dado o due dadi? Uno. Hai preso la specializzazione? No. Ha preso per prendere due. Due. Ah, ok. Cioè, è impossibile che ce la facciano, però è giusto per fare un tiro contrapposto. Tu hai già tirato. Uno ce l'ha quasi fatta e vedi che quello con il martellone che la rallenta parecchio. Cavoli, vedi che è molto difficile buttarli giù e ti stai impegnando veramente tanto. Tu sciagure, vero? Una. Bene. Li riesci a buttare giù? Vado giù anch'io. Ma vieni trascinato giù perché sono talmente robusti che prendi la rincorsa. Cazzo, dovevo fare riuscirmi gli squali, dovevo riuscirmi. E all'ultimo vedi che loro guardano la tua armatura. Ah, sì. Guardano la tua armatura, guardano come sono vestiti loro leggeri. La gente. E l'ultimo pezzo si buttano in acqua sapendo che tu non potrai riuscire a fermarti e affonderai con la tua armatura. Io però me la gioco da stronzo. Io non ce la ragazzi, non ce la. E gli prendo i piedi in caduta. Io invece come mia azione e vedete l'altro fare wow! Io la mia reazione l'ho già usata il round. Tu adesso c'hai la reazione se vuoi, però poi non agisci il round dopo. Questo round non agisci perché hai usato la reazione prima. Cioè diciamo che in teoria questa dovresti girare quando tocca alla nemici fine. Puoi non rigirarlo e fare addirittura la reazione e poi però continuerai a non fare nulla nel prossimo round. Però non concetto. Oppure uso un filo. Io in realtà... Vi ricordo che li potete usare anche come reazione ai tiri dei nemici. Allora, io faccio due cose in realtà. Uso un filo. Quello che faccio è... Ho fatto usare un filo a testa chiamando i pirati. Sono veramente accomplished. Beh, va benissimo anche perché dovrà pure. No, va benissimo. Sì, certo. Proprio... Allora, spendendo anche un in punto, character. Spendendo un punto fato per risolvere sta merda di situazione, quello che faccio, senza neanche guardarlo, continuando a guardare il capitano, faccio comparire. Perché quando uso un filo, io mi attivo anche una capacità del cercatore. La capacità del cercatore è i riflessi fulminei. Quando qualcosa o qualcuno sta per cadere, che sia una boccetta da un tavolo o un compagno da un ponte, puoi effettuare subito un'azione per prendere al volo. Ah, un'azione. Per prendere al volo qualunque cosa stia per cadere. Se riesci, perdi però al prossimo turno. Beh, io sto facendo il mio turno, mi sfido. Sto guardando ancora il capitano. Lui sta per cadere. Gli altri due sono capitolati fuori dalla murata e si vede una fenice di fiamme che volando lo prende dal coppino, evita che lui cada, lo riporta sul suo baricentro. Io non sto neanche guardando questa scena e dico: Lothr, non è necessario tutto questo, non vedi che si sono arresi? Smetto di guardare il capitano, guardo attorno. Smetto di guardare il capitano, mi guardo attorno e gli dico: perché vi siete arresi, vero? Tocca a me. Io non ho ancora fatto l'azione. Ah, prendo un po' di sangue. Però nel tirarmi su io i piedi dei tizi li avevo presi. Sì. Se tu mi prendi dal coppino, io i piedi di questi che stanno scendendo, questi fanno pam contro la murata, Che problema. Cazzi loro. Tanto cadono in acqua.
io voglio fare voglio gettare un po' di sangue addosso al tizio senza mirarlo, perché in realtà voglio lanciare un incantesimo e voglio magia del sangue. Voglio per un istante chiudergli, come accecarlo, però poi voglio che rimanga il suo campo visivo tranne i lati, e io in questo momento di accecamento gli voglio girare dietro le spalle e tenermi usando tutta la mia azione per stargli dietro tipo nascosto, perché se lui si gira io mi giro, okay, con lui. Riddick, punto cieco. E non mi vede, il punto cieco. No, a Jackie Chan in questo caso, perché è un po' più... E voglio usare dislocazione per me e ammagliamento per lui. Ok, è una cosa di prudenza. Sì, immaginavo. Ovviamente. 10. Tutta sta roba, sti stronzi. C'ho 5 di prudenza. 10 e voglio provare vantaggi. 5. Tutto fatto. 2. E per adesso dammi che spendo... No, per adesso lo faccio solo per questo, per rimanere... Per niente che non mi veda al prossimo turno. Ok. Lui è praticamente accecato, il che vuol dire che ogni tiro di virtù che fa, che viene influenzato dalla condizione accecato, tira 2 dadi e tira il peggiore. Ok. Poi se non è possibile accecarlo troppo, perché voglio anche nel frattempo spostarmi io, giusto che ci vede molto di meno. Ok. Per ora è accecato. E voi avete fatto? Sì. Io sono l'unico con la reazione. Il capitano ti dice: mi hai costretto a inginocchiarmi, ma non mi hai costretto a cederti. E fai intimidire, per Dio, che almeno uso una di quella vita lì. Sono capitano di merda. Senza, io peraltro io sto guardando la ciurma. Cazzo, ha fatto uno la ciurma. Cioè... E infatti la ciurma vedi che non è così propensa, a parte quelli che già sono sulla nave, a venire. Giusto. Anche il Nostromo sta iniziando a governare la nave al posto del capitano, dicendo: forse è il caso che ci allontaniamo. Metto la freccia. Ma il capitano ha tutti i motivi per rimanere. Ma il capitano è super incazzato. Eh sì. E soprattutto la tua influenza durava un round, perché non avevi speso per renderla più lunga. Quello che cerca di fare lui è usare la mia reazione. Ok. E voglio usare ammagliamento, senza assolutamente farmi, sempre cercando di rimanere nascosto al tizio. Se poi si nota che sono stato io, sti cazzi in questo caso, ma voglio proprio rimanere nascosto. E voglio fare ammagliamento su di lui, cercando sul capitano. Non è così banale. Perché voglio fargli una specie di dominare, voglio decidere io la sua azione. Ok. Vai. Prova di ascendente. Ascendente? Vuoi dominare le sue azioni? Non prudenza? No. Non stai cercando di fare le cose schivo? Beh, voglio cercare che quello... Vuoi che non... Voglio non che... Si noti che no, sei tu, ma no. L'effetto che vuoi ottenere non è di prudenza. Ok, però voglio che il risultato sia... Insomma, beh, non voglio far prudenza, è solo chiedere. Voglio che il risultato sia che sia con gli altri convinti che sia stato il capitano a prendere quelle decisioni e non qualsiasi cosa di esterno. Ok. Come nel caso del suo inginocchiarsi, che era un po' forzato. Ok. È comunque di ascendente e non di prudenza. Ok, allora niente, fallito. Usa un filo, no? No, ma poi non uso il filo per questa cosa. Volevo solo dirgli: ok, hai vinto tu e buttarmi in acqua col capitano, però. Il non capitano... con gli squali avrebbe avuto più senso. Aiuto. Il capitano cerca con accuratezza di riprendersi la sciabola dalla tua mano. Disarmandoti. È vero, penso cosa possa fare. Sì, ha la specializzazione su rubare, mm-hmm, ma a 3 di fisico. Perché i PNG hanno solo 3 caratteristiche, non hanno le virtù. Certo. Fisico, mentale e spirituale. Sì. 5. Porca troia. E 3, 8. La mia reazione l'ho fatta. Non è una prova contrapposta. Però in questo caso, cazzo, non esistono prove contrapposte. Esistono prove contrapposte, tipo lo spingere, lo sciogliere gli incantesimi. Cose sociali, tipo cercare di convincere qualcuno di qualcosa che non vuole fare. Io ho preso un'altra specializzazione, domanda, avendo preso il filo. Ah, sì, perché sei arrivato a fare. Molto bene. Anche io? Al quarto? Sì. Molto bene. Bellissimo. Sono quasi contento come l'abbia preso. Recupera la sua spada. Sì. E cancellati l'ultima sciagura. Perché ti sei dimenticato una cosa fondamentale degli squali.
si affidano molto poco alla vista, molto al sentire il sangue. Allora fatto, è vero. Ci sta, ci sta. E cerca di strapparti l'altro braccio o la testa di cos'è che volevo fare? Ma in realtà no, perché io brucio un filo e lui in realtà mentre cerca di mordermi, visto che mi sto dislocando, mi dà praticamente una capocciata. Io finisco, mi dà una capocciata, si vede la ferita che si apre, uno schizzo di sangue che inonda tutta la nave e io cado in acqua e sparisco. Mi puoi descrivere quello che hai appena detto? No, no, è giusto. Sono morto e finito in acqua. Morto, però. Sicuramente, per voi sono sicuramente morto. Okay. Dalla quantità di sangue che sta sgorgando dalla bocca dell'uomo squalo, non c'è possibilità che uno gracilino come Alexander sia sopravvissuto. Già il morso sul braccio di prima l'aveva ridotto molto male. Questo l'ha sicuramente ucciso e se non l'ha ucciso lo squalo ci penserà l'acqua. Ho usato un filo. Mi sa che c'è qualcosa che non sappiamo fra le abilità del cantastorie. Però non è neanche segnato le ferite, se proprio vogliamo, certo. Fuori dal gioco. No, certo, certo. Beh, però è interessante. Allora, io in realtà stavo... Aspetta, scusa, mentre cado. Rael, continua tu la storia! Corvo sta rimanendo lì a scrivere ormai, perché l'ultimo... ordine che gli ha dato era di descrivere la situazione. Io. E il capitano ti punta la spada addosso e ti dice: è l'ultimo momento. E io lentamente, deliberatamente, porto la mano alla cintura, come se dovessi prendere una spada, ma non c'è nessuna spada. Con dislocazione mi faccio ricomparire la sua spada in mano. Vediamo se la faccio. È una specializzazione. È la specializzazione in rubare. A parte che ce l'ho da background, ma è una specializzazione in dislocazione. No, perché se ce l'hai anche in rubare, se cerchi di sfidare il fato, dopo lo prendi con 4-5. Guarda, in realtà no, perché ce l'ho da... Ho detto che ero un ladruncolo, ma non ce l'ho la specializzazione in rubare. Ho la dislocazione e ammaliamento, cioè illusione. Che è, però... Dislocazione. Esatto. Tiri due dadi comunque. E poi magari si tocca. Ah no, scusa, voi avete visto che mi ha dilaniato col morso. Ah, proprio. Ah, tecnicamente a me si potrebbe attivare una cosa, però non lo so. Vedete voi. Allora. No, nel senso che qua non è di regole, perché in teoria è quando un tuo compagno perde i sensi in combattimento. Se perde anche la vita, mi sa che i sensi li perde. Uno, due, non l'ha perso davvero. No, da quindi... come è scritto, teoricamente io sono entrato nella meccanica di ho perso i sensi. Sì. Però perché mi si è attivata a me un'altra cosa. E quindi la domanda è, com'è? Dipende, qual è la tua? Che io ho l'azione gratuita, per cui arrivo e sferro un colpo a quello che ti ha steso. Vai. Ah, in quel caso sì, sicuramente. Assolutamente. Allora... si brucia un filo. Un filo. Un filo. Arrivo a tre di filo. Più filo per tutti. Oh, in mano. Sono appena. Mi ha appena rimesso lui sulla. La fenice. Sulla fenice mi ha appena rimesso sul ponte. Ho ancora in mano la catena ballata. Do un lancio verso la testa dello squalo per colpirlo, visto che era più sul bordo della murata. Quindi lo stai facendo per spingerlo? Beh, in realtà lo sto colpendo. Ah, ok. Praticamente fai un bel bozzolo sulla testa. Ed è uno. Vedi che non ha né armatura né scudo come nessuno dei pirati. L'unico che potrebbe avere forse un po' di rinforzo sotto i vestiti è il capitano. E qua l'abilità si chiama NUO! Ed è un 1! Fumble! Non solo, anche una sciagura! Sfido il fatto! Dai. Ma no, scusa, non devi tirare! Hai preso un filo. Attacco gratuito! Filo. Ah, è vero, hai usato il filo! E quando la usi da adesso in poi? E allora, devi tirare. Adesso mi sfido il fatto! 6! Bene! 2 punti fa! Ma dimmi! Li puoi usare subito per fargli direttamente 3 danni? O li puoi tenere per dopo, ma adesso ne fai uno. Mentre alle mie spalle succede questa scena, lui ha puntato la spada contro di me e mi ha minacciato. Io deliberatamente porto la mano alla cintura,
A un certo punto lui non ha più in mano la spada, io risfodero la sua spada, gliela punto e gli dico: non hai capito, ti devi arrendere e questa è mia. Vedi che si gira indietro e vede che la nave sta abbandonando la nave. La nave sta abbandonando la nave! La sua nave prende si sta... molto il senso, eh? Sì. La sua nave si sta allontanando e vedi che il Nostromo lo sta guardando facendo spallucce. Come dire, senti. A un certo punto lui ti guarda e ti dice: piuttosto che arrendermi, preferisco la morte. E si lancia fuori dalla nave, cercando di aggrapparsi alla nave io che si allontana. Io mi gioco i punti fato, mi muovo di due step, posso spezzarli perché sono vicino. Il primo step mentre lui sta lanciandosi dalla volata, con l'azione è afferrarlo, e l'altro step è portarlo in ginocchio davanti alla Lael. Vai, prova ad afferrarlo. È una prova di... cuore di lepre. O destrezza, no, accuratezza per afferrarlo. Accuratezza, perché stai cercando di prendere. È possibile che tu ci riesca. Ma infatti che non ha senso. Utile. Vado a 6, però sfido. Ora! E io proprio. No, Mi sono vinto. E tu non riesci a prenderlo perché senti che da dietro qualche cosa ti sta mordendo la aspetta, schiena. Aspetta. Aspetta. Violentemente. Accetta. 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 Lascia. Accetta, accetta. Su. Simulo di avere una specializzazione. Perché avevo due punti fato. Ok. E la specializzazione è afferrare. Ok. Quindi ne tiro un altro. Che non è stato molto utile. No. E con un bel 8 senti una delle le fauci dell'uomo squalo che evidentemente sta cercando la prossima roba che sanguina e sei tu perché lui non c'è più, tu sei quello più ferito, colpirti. E vuoi usare l'armatura? Sì. Che conviene? Io no, io uso la protezione. Io uso la protezione perché sapete questa con questi mani di favole offerta da Durex. Insomma, magari in mezzo al mare sapete che c'è tanta noia, è possibile che succedano delle cose, sono usata la protezione. Poi i marinai non potevano portare donne. Infatti, un gran casino. Quindi uso la mia reazione e uso abilitazione. Ma lasciami beccare ferma il capitano. Ma che cazzo me ne frega se salta fuori in mare? Io volevo che si levassero dal cazzo fin dall'inizio. Non mi interessa di sto cazzo di merda. Okay, a me. Io volevo che nessuno si facesse male. Adesso Alexander è morto, anzi. Aspetta, io con la mia orazione, appunto, creo una coltre di fiamme, come l'ho già fatto più di una volta, per proteggere l'otra dal morso dello squalo. Boom, boom. Taram. Ok, quindi mi piglio anche i punti fato. Semplicemente la creo e quello durare un round. Sì, sì, è tanto l'ha già morso, cioè lo sto facendo come reazione, semplicemente il suo morso si deve fermare. Mi volto e gli fai: pensa tu a questo stronzo, e mi allontano correndo gridando Alexander! Perché voglio andare a vedere se c'è anche una minima possibilità che sia sopravvissuto. Guardi oltre il parapetto e vedi solo una piazza di sangue che si sta allargando e non vedi assolutamente il corpo galleggiante di Alexander. Mi tuffo. Nella speranza che ci sia. Il capitano si tuffa insieme a te, vi ritrovate vicini. Mare. Il capitano nemico? Sì. Dai un pugno in testa alla Bud Spencer. C'ho vigore 2. Non importa. E ti guarda e ti dice: ora sei solo. E cerca di, nuotando verso di te con un pugnale in una mano, pugnalarti con accuratezza. Perché è il suo turno. E poi avete... lui salta, lui ha appena fatto. No, io sono già il secondo che salto. No, questo è il primo che hai saltato. Ah. Abbiamo fatto tanta roba ma pochi round. Quindi hanno fatto i pirati e adesso abbiamo finito noi. Sì. Tocca ai pirati. Ok.
il capitano cerca di pugnalarti, ma non ce la fa. Ah, molto bene. Perché in realtà non sa nuotare. Come tutti i pirati, la maggior parte dei pirati non sa nuotare. Vedi che sta annaspando facendo tipo il cagnolino per venire verso di te perché non è in grado di nuotare. E oltretutto ti rendi conto che effettivamente lui dell'armatura sotto ce l'ha. Certo, io no. Per quanto fosse di cuoio è appesantito e i movimenti non sono così immediati e fluidi come una nuotata in mare aperto richiederebbe. E quindi adesso tocca a noi. La nave dei pirati continua ad allontanarsi e però l'uomo squalo è ancora lì. Certo. Attaccato al mio polpaccio. Attaccato al tuo polpaccio. Che fortunatamente non si è ferito perché era mia. Il primo colpo, il primo morso è stato annichilito dalla fiammata di... È come quando io cerco di mordere un panino appena preso del forno, no? Sì, sì, esatto. E però adesso ha fatto 9, ti ha ricolpito. Ah, aia, io provo a usare l'armatura. Si rovina ancora l'armatura. Ed è no, niente, perché sulla difesa non fa... Un colpo. Esatto. E... Ah no, i due danni, i pirati hanno fatto. Io lo guardo negli occhi. Io lo guardo negli occhi. Io ci ho provato un sacco a farvi sopravvivere tutti, ma tu te ne vai proprio a cercare! E con elementalismo lo tiro sotto. Che cazzo! E ce la fai? 5 vigore. Vigore 7. Ho fatto in tutto 7. Si vedono, come si dice? Si vede che l'acqua rossa del sangue di Alexander si fa nera come la pece, si riempie di pulviscolo come se si fosse sollevata dalla sabbia. Il capitano si guarda attorno, si rende conto che l'acqua si è riempita di cenere e a un certo punto sente qualcosa, una forza, che lo prende per la caviglia e lo tira nelle profondità. E così è la fine del capitano. Che cazzo! Ci ho provato in tutti i modi a salvarti. Io con questo pescione attaccato alla caviglia lo guardo. Sei uno squalo, no? Faccio girare la prendi bastoncino. Ma pesce grande dovrebbe andare. Forse stato Fitz l'avrei fatto. Le voci del destino chiedono: ma state usando i dadi di Dragon Age? Non portavano una figa incredibile? Una figa? Una figa. No, una figa incredibile no. Avremmo sempre voluto che portassero una figa incredibile, ma sfiga. Solo sfiga. E per attualmente e sì, no. Gli tiro la mazzata sul naso. Perché? Male scatusce. Vediamo quanto male mi faccio. Humble, mi rompo una gamba? Lo prendi? No, lo prendi. Beh, lo prendi perché è più 6. Eh sì, quindi lo prendi in effetti. Però è una sciagura. Siamo a 2, ha più sciagure di me! E quando lo prendi non sei cosciente, a volte è una sciagura in effetti. Lo so. Lui non ha. Non ha armature con cui parare il colpo, quindi subisce la tua mazzata in faccia. No, gli ha finiti. Ah. E. Vedi che perdendo che pesantemente è quasi completamente stordito, vedi che è mezzo accecato ancora da quello che aveva fatto Alexander prima. Non è bello prendere una mazza di ferro sul naso e si sta buttando di peso di sotto. Il problema è che trascina di sotto anche te, adesso vediamo. Ok. Non ha la specializzazione in questo. Vabbè. Però ha fatto 7. Piacere, andiamo. E finisci in acqua anche tu. Ed effettivamente ti rendi conto adesso del perché i pirati non avevano le armature. Perché ti senti che stai andando a fondo molto più velocemente dell'uomo squalo. Ma non ho reazioni perché non posso, io ho fatto la mia azione. Praticamente non l'ho usato, quindi. Anch'io non so. E con la reazione ho ancora in mano la spada. Vado giù più veloce, vero? Non sono ancora attaccato a lui. E cerco di infilzarlo. Dai. Il gesto non era, sembrava molto infilzare. Però... è infilzare! No, è fisting, non è infilzare, è infilare, è diverso. Esatto. C'è una lettera di differenza, dai. Filare, infilzare. Anzi, no, aspetta. Se è rimasta aggrappata a me, siamo giù, siamo attaccati, lo voglio stritolare e basta. Vai.
Ci sei riuscito. Però ci sei riuscito. Però non salvo ancora. Che stritorare i mezzi squali, i mezzi uomini. Li fa pompare l'adrenalina. Esatto. E si eccitano anche, vogliono accoppiarsi. No, il grosso problema è che questo gesto dello stritolare l'uomo squalo, effettivamente lo stai strangolando, ma le tue ferite stanno facendo uscire più sangue perché stai pompando più velocemente. No, sono gli altri squali, quelli che lui ha chiamato prima che non sono arrivati in tempo, che stanno arrivando con calma verso di te. Vedi che ce ne sono almeno 3 o 4 che stanno girando almeno finalmente la storia diventa più carina. Sarà stata perfetta, avete usato due fili, uno io, perfetto. No, un filo. Beh, comunque, sono quasi. Giusto, anch'io. Va bene. Pari passo. Quindi mi tolgo una sciagura. Cancella una sciagura. Ne rimangono comunque due. Scusa. Tocca ai nemici. C'è ancora ci sono gli squali. Però questo è schiantato. Questo sì. Gli altri 3 squali sotto no. E gli squali... Non salti il tumore. Infatti, cioè... Anche perché così reagisco per davvero come cazzo che sta succedendo. Anche perché secondo me, se fai che la reazione la recuperi quando tocca ai nemici, ti permette di fare 2 azioni insieme. Infatti. Un 7 e un 8. C'ha senso. E un 1. In due si lanciano velocemente e crudelmente verso di te, mentre l'altro squalo mangia l'uomo squalo. Ok. Tu hai ancora l'armatura Cannibali. Che ti sta trascinando di sotto. Me la tengo buona. Vuoi provare a prendere... Ah, ok, prendi le 2 ferite. Sono 2 ferite. Infatti mi mancano ancora 3. Tanto mi mancano ancora più due, uno in più dei miei. Come Roberto. Passatissimo. Casa di 14 15 14 passatissimo. Allora tocca a tutti noi. Tocca a tutti voi. Io mi dall'altro lato della nave, perché quando sono caduto non voglio che loro lo vedano, ma io quando sono caduto su un pezzo che della nave che si era spaccato, della nave cosa, ho tirato una facciata, ma in realtà non mi ha morso, mi ha solo dato una musata e mi ha buttato di sotto perché non ci vedeva bene. Quindi in realtà per questi 2 turni ho nuotato sotto la nave, sono uscito dall'altro lato e questo turno mi voglio guarire le ferite. E in più voglio chiederti... No, vabbè, dopo. Tanto però guarire le mie ferite e mi prendo la specializzazione. Ehi. Cos'è guarire le mie ferite senza farmi sgamare? Volontà, vigore, prudenza, cioè qualsiasi cosa. Perché voglio che nessuno si accorga che io sono dall'altra parte della nave. Sei dall'altra parte della nave, è già più che sufficiente non farti vedere. Vabbè, comunque tanto con 5 riesco con qualsiasi abilità. E spendo anche un punto per guarirmi 2 ferite. Voi due? Io, con i 2 squali attaccati alle braccia, mi gioco su elementalismo. Mm-hmm. Anzi. Ma intanto l'armatura, 2 squali che ti trascinano di sotto, la perdita di sangue... sei affaticato. Quindi 2 squali attaccati alle braccia. Avevo in mente uno squalo che gli mangiava un braccio fino all'avambraccio e l'altro dall'altra parte. Tipo. È come tipo Megazord. King Kong. No, è come Megazord con gli squali. Con la magia di guarigione. Mm-hmm. Gli squali. No. No. Sono attaccati a me. Stanno bevendo il mio sangue. Attraverso il mio sangue io a uno dei due, perché non posso giocare. Beh, puoi tirare per provare a giocare il punto fatto dopo che hai tirato. Giusto. Gli cerco di succhiare energia vitale. Ok, ma dato che sei affaticato, che funziona come stordito, per ora tiri 2 dadi e tieni il peggiore, a meno che tu non abbia anche la specializzazione. Ho la specializzazione. Quindi ora tiri un dado fisso normale e basta. Meglio di solito. Direi che è o su volontà o vigore, perché sto cercando di tirare dentro. Direi vigore. E poi provare il vantaggio, se vuoi. E proviamo il vantaggio. Davvero? Lo vuoi fare davvero? Sciagura! Miseria! E non ti fidare del bardo malvagio!
Porca miseria! Fidati della Fenice buona che cerca di salvare le persone. Te l'ha anche detto Killer Cereali. Guarda che quei dati portano sfiga. Porta... effettivamente. Miseria! Solo a Cato portavano fortuna. Ma io non ho mai fatto così tanti fumble. Penso che tu abbia tirato 6-1 negli ultimi anni. Anche a me non sì. No, a me facevano proprio cagare. Sì. Non devi usare questi. No, sì, tu col lato era spesso. No, usa questi. Grazie. Prego. Così non capisci che cazzo di numero hai fatto, però almeno esatto. Non sono pessimi numeri. Miseria. Sì. Cato, sì, Cato. Ti. Vai. Senti che le tue ferite si stanno effettivamente richiudendo, più che altro perché stai riassorbendo il sangue che c'è nell'acqua. Tuo o non tuo, ma in qualche modo è compatibile con il tuo. Tanto io sono zero. No, cos'è? Sono zero. Sei a B positivo. Il ricevitore universale, sì. Quindi in realtà avendo fatto un solo successo, cioè se avesse fatto un punto fado poteva tipo fare un danno a uno e prendersi lui un punto ferita. In questo caso può fare una delle due. Punti ferita. Esatto. Cosa fai? Ti recuperi un punto ferita? Sì. Quindi ne fai uno. No, okay. No. Doveva usare un punto fado. Ah, giusto. Quindi ne recupera due. Uno in più. Perché uno in più? Lui ce l'ha fatta il tiro. E quindi recupera un punto ferita. Cioè se ce la fai con un effetto normale sì. È uno, no? Sì. Era se vuole usare il punto fatto. No, per dire se vuole usare il punto fatto poteva o recuperare due punti ferita o recuperarne uno e fare un danno al tizio. E quello sarebbe stato l'effetto che volevo fare. Esatto, che era quello che volevo fare. Però senti che per quanto tu sia vigoroso e robusto, già sei affaticato, ma se non ti sbrighi a uscire dall'acqua, prima o poi diventa impossibile perché ormai hai fatto vicino, medio e questo turno arrivi lontano dalla superficie dell'acqua. Perché due squali e un'armatura pesante ti stanno trascinando di sotto. È il terzo round che sei in acqua. Dovrei giocare la reazione perché non gioca ho... me. Hai un numero di round per restare sott'acqua pari al tuo vigore. Sei. Quindi o adesso risali o vai in deficit. Ma adesso ho giocato con l'azione, quindi... Sì, e io ti stavo dicendo, sappilo. Tocca a me. Sì. Abbiamo fatto tutti tranne te. Io sono. Ho appena ucciso un'altra persona, sono in mezzo alle mie ceneri che si spargono attorno a me, stanno cominciando per la pressione dell'acqua a concentrarsi in filamenti come se fossero tentacolari. Hai visto Lothar cadere in acqua e non tornare su? Esatto. E Alexander è caduto in acqua e non lo trovi? Sento che le cose stanno. Cioè, sento che le cose mi stanno sfuggendo di mano, ho detto adesso è successo quello che temevo, mi sono lasciato andare e sta andando tutto completamente a troie. E poi una scintilla dentro di me dice... Anche perché ricordati, è stata a causa tua, perché tu hai rubato la spada che sono venuti a cercare. E quindi in qualche modo mi devo redimere. E... devi redimere? Oppure no, per esempio... No. Oppure se li avessi uccisi tutti dall'inizio non sarebbe successo niente. No, no, per niente, non ci penso neanche. Ci può pensare. E... comando, pensaci. Pensaci. Se poi te ne menti, pensaci. Se avessi incenerito subito il capitano non sarebbe successo niente. Io sento dentro, cioè, come si dice, mi concentro su Lothar, sulla sua energia vitale. Quello che voglio fare con la mia azione, poi ci penserò con la reazione a spostarmi o ad evitare pericolo. Io ci metterei elementarismo e dislocazione. Io voglio capire dov'è, sentire dov'è sulla base proprio di come si muoverà, quelli che risposta mi dà. E poi, con dislocazione, voglio prenderlo dalla sua armatura, portarlo via e teletrasportarlo dove mi capita. 5 metri... Visto che è a raggio medio, uso un punto fato, e capito, non ci arrivo. E voglio portarlo via cioè nel senso, voglio salvarlo dagli abissi. Ho appena portato una persona negli abissi, uno stronzo per l'amor di Dio, però una persona negli abissi, lo voglio salvare. Prudenza? Accuratezza, secondo me, okay. Perché stai proprio andando a prendere lui per salvarlo. 6. 2 punti fato e ho fatto 10. Io uso un punto fato per rendermi conto della situazione, di quello che sta accadendo, perché sento il suo potere. Ok. Che sono dall'altra parte della nave, mi vogliamo. E con la reazione, io l'ho portato su, tipo un metro e mezzo sopra l'acqua, in modo che lui ricaschi, ma sia tranquillo. E con la mia reazione uso dislocazione più elementalismo, sempre, per farmi spuntare due ali di fuoco e volare sopra il ponte della nave. Io uso la mia reazione, mentre lui fa questo,
Ho fatto comunque 6, quindi non ce l'ho fatta. Però, ma io invece uso la mia reazione, perché mi sto rendendo conto che... Ti rendi conto che sott'acqua... Certo, fuoco... Beh, ma l'hai sollevato un metro e mezzo dall'acqua. No, lui a posto, lui a posto. Io ho detto volo via, però ho fatto 6 su 7, quindi. Ah, una delle sciagure tue è che gli squali si sono teletrasportati con te, ti sono ancora attaccati. Io invece uso la mia reazione per... Lui ha acceso le ali, ma non è riuscito a volare. Fare in modo che in realtà lui non si renda conto di tutto questo, ma le sue ali si allarghino e io ho preso, dimmi se va bene come specializzazione, plasmare magia, perché voglio non usare le illusioni ma plasmare gli elementi in forme particolari. Ok. E voglio che le sue ali si allarghino, si stacchino diventando due grosse fenici, che in realtà è solo usando elementalismo, poi il resto gli do solo la forma. Una va a prendere lui, una va a prendere me e entrambi ci porta sopra il ponte. Ok. Ovviamente tutto cercando di far credere che sia stato lui a farlo. Ok. Cancellati anche l'ultima sciagura che ti è rimasta. Cancellati una sciagura. Io uso. No, non ce ne ho. Non ce ne hai? No. Me l'hai usata l'ultima per farmi ammazzare. Io anzi uso un punto fato per fare la cosa su due persone. Ok. La sciagura è che questo portarti fuori con le fiamme non è così indolore come su di lui, che se l'è plasmata attorno per fare finta di essere trascinato su e quindi ha fatto... Sì, in realtà sto levitando io, in realtà faccio... Io anzi mi metto anche un po'... Mi do un paio di schiaffetti e mi metto un po' ciondolante come se la fenice mi avesse preso da incosciente. Perché io poi quando cado sopra faccio tipo... E rimango finito svenuto. Tu invece vieni avvolto dalle fiamme perché Alexander non è stato così gentile con te nella foga di tirarti su e prendi un danno. Io come reazione utilizzo la vibrazione per respingere le fiamme da me. Tecnicamente erano gli squali attaccati, quindi esco su di loro. E scusa, piccola cosa di Flavor. Ma porca! Non finiscono su di loro, segnati una sciagura. Quanto è che no, faccio? Perché? No, scherzo. No, sono era per... era per manto. No, ha fatto due, non uno. Però sì, che altro, solo cosa di Flavor quando... Era vigore, ce la fai. Quando io cado di fianco a lui, privo di sensi, più o meno, rimane una traccia di fiamme sulle ferite che mi sono già curato il round prima, che sembra che si stiano cauterizzando. Le tue invece stanno bruciando e basta. Però siamo tutti anche due sul ponte. Anche gli squali stanno bruciando e si stanno... Ti hanno lasciato e si stanno rigirando per cercare come dei tonni di tornare in mare. E c'ho i capelli tutti sul viso, mi tiro su. Vomito una fame! Vomito un po' d'acqua che mi ero messo in bocca non prima. Con elementalismo. Alexander, ti credevo spacciato. Cosa è successo? Guardo la fenice di fianco, che rimangono ancora lì tipo un attimo e poi svaniscono. Io mi guardo attorno. Non lo so cosa è successo. Che abbiamo la cena. Oh, grazie. È vivo. E fa che cado a terra di nuovo. Toc! Avete la cena. Uno dei due è tornato in alto. Bruciati. Ma uno è abbastanza grosso da mangiarci parecchie persone. Da mangiarsi parecchie da persone. Mangiarci. Che cosa è successo? Io ho detto che i viaggi in mare non mi piacciono. Ricordo solo quello squalo gigante. Questo? A due piedi. No, questa è la pinne. Ah. Si avvicina il capitano della vostra nave. Le mie... ma... No, mi stai seguinando. Mi tocco il braccio, ma le mie ferite... Grazie, Rael. Grazie. Non capisco, non sono stato io. È stata la fenice, non lo so. Beh, chiunque sia stato, devo dire che è andata molto meglio del solito. Siete vivi? Ne sono morti solo 12 dei nostri. Ah sì? È un numero record, avete salvato molte vite. Nessuno... Io guardo con ammirazione, sai, e mi mancano le parole guardando verso Ryle e cercando di recitare la cosa proprio. Io invece sono certo pensato. Corvo che sta scrivendo e Alexander finge di non avere parole. Non lo leggo mai quando scrive. No, anche perché lo scrive in codice. Certo. È lo stenografo. Io ignoro le mie ferite per un attimo, vado dal mio scudo e comincio a ripararlo. Io ho scelto ancora la parte peggiore di me stesso. Quale? Beh, forse questa volta ti sei trattenuto troppo. Perdonatemi se
mi intrometto, ma se questa è la vostra parte peggiore, dovrebbero essere tutti come voi. E avete cercato di evitare il conflitto, ci avete salvato, loro sono scappati, il loro capitano è morto. Ci metteranno mesi a decidere chi sarà il prossimo capitano, nel frattempo non attaccheranno i villaggi. Non vi rendete conto di quante vite avete salvato in questo modo? Decine, forse centinaia addirittura. Le nostre sicuramente. È difficile che dei marinai, per quanto addestrati, riescano a scampare a una ciurma di pirati assetati di sangue. In particolare quando hanno degli uomini giganteschi come quell'orco o quel mezzo squalo che è salito a bordo. Beh, forse avete ragione, ma... Non sarebbe stato sbagliato neanche incenerire il capitano sul posto. Avrebbero capito qual era la loro posizione, forse qualcuno si sarebbe salvato, ma non sta a noi giudicare le azioni dell'eroe. O forse il Nostromo avrebbe preso il comando e si sarebbero abbandonati alla sete di sangue. Ma non sono più molto quando mai. E intanto mi tolgo l'armatura e comincio a riparare anche quella. Beh, capitano. Vediamo se riesco a fare qualcosa con le tue ferite. Metto lì. No, mi tocca. Vedi che un pochino si stanno rimarginando da sole. Però lancio un incantesimo per far vedere che chiaramente io non c'entro niente con gli incantesimi di fuoco. Lancio gli incantesimi. Mi riempi d'acqua? No. Inizio a fischiettare una canzone e con plasmare magia la rendo fisica, cioè appaiono proprio delle note che gli iniziano a scoppiare sulle ferite, facendo un po' tipo di acqua, tipo acqua ossigenata. E provo. Vigore. Beh, volontà. No. Stai agendo direttamente sul fisico di qualcuno. Io dentro di me, senza parlare. No, ci metterò un po'. Dentro di me penso. Ma se sono stato così figo, perché le cose che hanno funzionato di più io non le ho neanche pensate? Cosa sta succedendo? Non è vero, una l'hai pensata. No, beh, allora. L'albero. Non solo, ce ne sono molte altre che hanno funzionato. Però sono quelle. Tipo, l'avervi guarito per me è la cosa più. Beh, salvato no, quello ha funzionato. Sì. Però c'è qualcosa che non mi quadra e dico, cazzo, sta finisce, sta facendo quel cazzo che vuole lei. Silenziosamente, vabbè, scuoto la testa. È stato un personaggio che non ha qualcosa, che pensa per i fatti suoi. Beh, no, Kato, così, No, anche Kato che ce l'aveva qualcosa che pensava per i fatti suoi. Lui. Beh, ma per Kato non era un problema. L'unica cosa che di Kato che pensava per i fatti suoi era la fame. E vabbè, scuoto la testa, prendo la sciabola intarsiata, come si dice, preziosissima, gli dico, beh, capitano, per il disturbo le persone perse, gliela porgo, questa ci faremo una bella somma dovrebbe una anche volta essere... tornati in porto. Dovrebbe io anche essere sussurrando, dico, Corvo, scrivi, e non sapendo bene, pensando di fare un gesto di buona volontà e di aiuto, non ha pensato che dando quella spada ha reso questa povera ciurma un bersaglio per i pirati. O forse ha reso il capitano un pirata. No, no, questo qua è più che altro un addendum a me per far rendere la ciurma un bersaglio per i pirati. Appena poi... lasciate la nave, si gira e Alexander ha scritto la sciabola è qui. Perché così tra un mese quando torni in porto ti dicono la spada, avevano una spada, i pirati li hanno massacrati tutti facendoli soffrire in maniera atroce. Ma io non lo so. No. E non sospetto, anche perché ormai sta spada per me non è una cosa pericolosa da fare. Poi il capitano lo saprà. No? È abituato. Sta che tu non pensi alle infatti, cose. Infatti. Beh. Soprattutto. Avrei anche ragione se non ci fosse pur che mi remo contro. Cioè, io non remo contro, io remo a favore della storia. Assolutamente sì, infatti. Ma come ho detto, mi piace molto questa piega che sta prendendo. Io mi sento in colpissima. Però stai interpretando bene. Cioè, il personaggio capitano, siamo arrivati? No, anzi, siamo stati un po' rallentati, anche perché adesso dovremmo controllare il fianco della nave, controllare che le cannonate di prima non abbiano danneggiato troppo la chiglia. Quantomeno non ci hanno speronati e l'albero è a posto adesso. La maggior parte dei danni sono stati evitati o riparati già da voi, però... Dove sono gli altri danni? Lasciate lavorare i marinai, il capitano. Preferite... Sono lenti! Beh, potete darci una mano. Appunto! Nelle palle piene del mare, non so se hai capito. Sì, però non muoverti troppo con quelle ferite.
Quali? Non ne ho più, mi sono già curato. Sciagura. Sciagure. Tante cose, hai sciagura. Fatto sciagura mentre io mi giro e faccio quali? Mi sono curato da solo. Non c'ho più ferite. No. La vedi che ha funzionato? Odio il mare, mi rende nervoso. Comunque fai un tiro perché magari ti accumuli delle sciagure. 3-3. 9. Per cosa? Per guarirmi. E così ti sei guarito di 1, se a meno che non usi punti di vita. 4 e 1. Però 4. 2. Però... Voglio le sciagure. 2 e 3. Okay. Curato. Ne avevo 3 di ferite. Continuavo a guarire. Si era già curato anche con gli squali. Aggiustare l'armatura. 10. 3 e 2. Beh, 9. Aggiustare l'armatura mica usi vigore. No, usa. Eh no, oddio, cosa, giusto, cosa usi? Sarà con accuratezza o dipende come lo fai. Come lo fai col vigore? No, poi magari lo puoi fare. No, in realtà io se. Come fai, la prendi a cazzotti finché sì, non si gli fa brutto. Sì. Come fai? Cioè, un fabbro. Fai tiro fabbro fuori da un mano. Pezzo una roba che sembra un martello. E con... Ok. E lo scudo. Era 4. Era per quello che in Cyberpunk mi piaceva di più il meccanico del tecnomedico. Perché potevi mettere bulloni, roba, ma ah, funziona, brutto stronzo, questo qua. Con tutto il sangue in giro, però funzionava lo stesso. Potevi sono... prendere a calci i televisori. Sì. Sono proprio incazzatissimo, non ce la faccio più di sto male, mi ha rotto le palle. Squali, gente che morde. Sfighe. Ci mettete un altro giorno. Le migliori storie sono interessanti. Mezza giornata in più di quanto preventivato all'inizio. Beh. Per arrivare al porto più vicino alla caverna che vi era stata segnalata. Quindi arriviamo in giornata? Arrivate più o meno a metà giornata. Sì, comunque adesso tiro questo e fisso. Io uso tutto il tempo che ho, usando più prudenza e accuratezza possibile, nel sperimentare e cercare di controllare il potere della Fenice per renderlo il più deliberato possibile. Perché mi va, in realtà mi va bene che la Fenice finora quando ha agito lei ha agito per il bene, che non è un problema. Ho paura che potrebbe, visto che a volte io lo faccio, a volte io agisco per il male e libero la cenere. Due possibilità: o la cenere è la mia parte fallibile umana ed è la conseguenza, è il, come si, il sintomo pessimo del fatto che la Fenice abiti un essere imperfetto, oppure è la potenziale volontà distruttiva della Fenice. Quindi quello che cerco di fare con prudenza e accuratezza è capire, è cercare di capire questa cosa. Perché se la Fenice tutte le volte che agisce, agisce per il bene, sono io che sono uno stronzo, va bene così, la lascerò sempre agire. Se invece la volontà distruttiva è parte di quello che fa, non vorrei che ogni tanto gli venisse in mente di fare il cazzo che vuole. Fai un ti dico, aspetta, prima di tutto questo, mentre lui fa tutto questo, io, che però adesso non si applicherà, però volevo controllarlo, continuare a leggere i pensieri superficiali per capire se sta sgamando. Ok. No, non sta sgamando. No, però io passo il tempo a cercare. Fai un tiro. Che di tipo prudenza. Di domande si fa? Più niente. Prudenza. Prudenza. 4 e 4, 8. 4 e 4, 8. Puoi fare delle domande alla Fenice. Perché entri talmente in meditazione e concentrazione profonda che senti che la Fenice non può rifiutarsi di rispondere alle tue domande. Dopotutto lei può muoversi solo grazie a te, quindi come scambio di favori okay. Ti deve rispondere. Allora, profezia, se è vero, io ho 4 domande da farle. Allora, entri in uno stato talmente profondo di trance che non senti più nemmeno l'acqua contro la nave, non senti l'ondeggiare della nave sul mare. Sei in una stanza completamente vuota, simile al tempio dei tessitori, ma fatta completamente di luce. E la prima domanda che gli faccio è: perché a volte agisci di tua volontà, al di fuori del mio controllo? A volte non puoi essere in tutti i posti dove è necessario che tu sia. La cenere che sprigiono quando mi lascio abbandonare, quando mi abbandono alla rabbia, sei tu o sono io?
È la forfora. La cenere è solo ciò che rimane quando il resto viene distrutto o purificato. Non importa quale delle due, è solo la conseguenza. Fenice in the house. Mic drop. E senti che la voce si sta facendo sempre più vicina a ogni domanda che fai, come se fare queste domande ti avvicinasse in qualche modo a trovare la risposta giusta e che quindi la Fenice stessa diventi più vicina a te. Dopotutto sei il cercatore. La risposta finale sta nel fuoco caldo delle fiamme attorno a cui i vivi si possono riscaldare, o sta nella fine eterna, nelle ceneri da cui la nuova vita può fiorire? Sta in entrambe, nessuna delle due è finale, è un continuo ciclo e riciclo. Ciò che brucia diventa cenere, dalle cenere nasce qualcos'altro che brucerà. Che cosa vuoi da me? Che tu ti sbrighi perché è rimasto poco tempo. E mi riscuoto, è notte. E mentre ti riscuoti hai visto per un attimo degli occhi fissarti, adesso li vedevi un po' più vicini e li percepivi più vicini, due occhi quasi umani che ti fissavano attraverso la luce, come se fossero nascosti tra le ombre ma nella luce. Ok. Basta. Una volta che faccio queste cose finisco più. Io sono sempre, io faccio finta di accordare i vari strumenti. Non hai capito che a chiedere le parti di profezia il resto a Claudio si impegna per... Stai accordando il triangolo. Col diapota, no. Le mie profezie non sono mai... Sto accordando il flauto. No. Perché ho sempre odiato quell'incantesimo di D&D. Puoi rispondere no, solo sì o no. Anche perché la definizione di profezia è che sia fatta per essere compresa quando sia vera. Quindi è giusto, cioè... Beh, nella quinta te lo esplica, te lo esplicano. Te lo esplica. Dire, te lo esplicano. Tu verata. Certo. Sì. Te lo esplicano. Bene. Anche Legend Lord dice di frasi criptiche a cazzo, praticamente dice. Beh, ma è giusto. Giusto, sì. È giusto così. Arrivate al porto che vi avevano indicato e dove il mercante aveva accordato di lasciarvi e... dato che avete salvato molte delle vite della ciurma, non può condividere con voi molte delle razioni, ma grazie allo squalo che è stato ucciso da Lothar hanno potuto risparmiare, quindi avete comunque almeno un giorno di razioni okay. Da portarvi dietro. In più uno dei marinai vi lascia una mappa della strada che dovrebbe essere più sicura e veloce per raggiungere la caverna che state cercando. Io voglio provare a vedere se un uccellino mi ha detto quel punto debole del nostro uomo. No. No, decisamente no, anzi è solo punto debole. Ha un cazzo così. È l'uccellino. Esatto. È perfettamente in salute. Non ha lo scorpione. 30 centimetri di pisello. Signora mia, come diceva il nostro... È ricco e adesso è il capitano dei pirati. Adesso è il capitano dei pirati, quindi... Li ha salvati, però. Va bene. Il villaggio che avete davanti, dove siete arrivati con la nave, non è molto grosso e non è nemmeno un villaggio di commercio come quello da cui siete partiti. È proprio un villaggio di pescatori che ogni tanto permette a una, massimo due navi di attraccare, ma due navi già fanno molta fatica ad allontanarsi poi dalla baia. Beh, abbiamo un obiettivo. Sì. Ci siamo divertiti. Ora non lo chiamerei esattamente così, però beh, abbiamo rinsaldato la fede nei tessitori di gente che viaggia e che potrà parlarne in ogni porto. Cosa c'è di meglio? Parole. Che nessuno fosse morto? Chi è morto? Per un motivo futile, peraltro. Ma non è un motivo futile, se non ci fossimo stati noi sarebbero morti tutti, se non ci fossi stato tu soprattutto sarebbero morti tutti. Forse se non ci fossimo stati noi non avrebbero neanche seguito la nave. Purtroppo è un problema di essere un faro nella notte. Stai diventando egocentrico. I pirati attaccano le navi, è noto. È tu vero. Hai deciso di seguirmi e proteggermi con la tua vita, e lui mi ripete tutti i giorni che sono l'eroe e che salverà il mondo, e mi stai chiedendo se sto diventando egocentrico? Veramente? Ah, ti bastiamo noi due, pensa quando saranno folle.
Adesso ad esempio un'intera ciurma. Li hai salvati. Ha visto come ti sei dedicato e come hai sprecato forza e energia per salvare i tuoi compagni, per salvare loro, per impedire che ci fosse un problema più grave, ci fossero più morti di quelli che ci sono stati. Ma non è che sta avendo un tracollo da Fantasy Got Talent? Alexander, gli eroi veri sono quelli che passano inosservati agli altri. No, e non è vero. Nessuno sa che manifestano il loro potere. Ma quelli tu non sono cosa... eroi veri. Non la puoi capire. Non sono eroi veri. Questa cos'è? L'hai presa dal bardo Caparezza? No, volevo usare un po' di ironia sul fatto sì. Che... Ah, ok. Quindi non siamo abituati alla tua ironia. Perché un vero eroe lascia una scia. Una scia che gli altri possano seguire e prendere ad esempio. No, una scia di sangue, non una scia di morti. No, una scia di fiamme che illuminano la strada. Dopo le fiamme rimane solo la cenere, Alexander. E quindi la strada è ancora più facilmente traversabile e sicuramente più fertile. Ci sono le margherite. Dai, andiamo in sto villaggio. No, mentre stiamo andando. Sì, infatti, no, stavo dicendo, troviamo un posto dove dormire, sono stanco. Se nessuno seguisse l'esempio di una persona giusta... Mezzogiorno, No, ma è stanco di sentirci. Sicuramente, quello possibile. Sicuramente vincerà il male. Se non c'è un esempio da seguire per il bene, come può trionfare? Ce ne sono tanti esempi per il male, sono famosi. Faccio un sorrisetto e dico, questo... Nonostante io sia nella mia fase lamentosa, questo tutto sommato mi sembra un discorso qui difficile obiettare. Tutto... A volte non saremmo qui con te. No, è vero, a volte è difficile stare vicino alla morte, a volte è difficile stare vicino alle difficoltà, però questo discorso ha senso. Ma tu sei vicino alla morte perché cerchi di prevenirla. Il malvagio è vicino alla morte perché la causa. Hai ragione Alexander, grazie. Non è sempre semplice, sono un essere umano. Ma no, non è mai semplice, altrimenti sarebbe una storia noiosa. Grazie, e ti sorrido, faccio un anche io sorrido, ma il sorriso è un po' malvagio. E invece, ma io non me ne accorgo. No. Tipo, grazie, mi hai dato di nuovo la benzina che mi serve per andare avanti. E io tengo comunque le orecchie aperte, perché il mio, come si dice, il mio passato di trovatello non mi permette di stare mai tranquillo, e come faccio sempre quando entro in città, come ho fatto anche nella precedente... In piccola gente, no, è un'altra campagna quella. Quella è un'altra, e lì era tutto sicuro, non c'era criminalità assolutamente, perché non c'era neanche la possibilità. C'erano neanche le persone. Non c'erano neanche le persone, quindi non c'era criminalità. Quindi faccio un tiro di prudenza in realtà molto generale per sentire se qualcosa, cioè per captare eventuali segnali, però questa volta non tanto l'indagine, perché sappiamo già dove stiamo andando. Quello che voglio sentire è se per caso ci sono delle tracce che mi confermino che sono passati di qui anche le persone che stiamo andando a cercare, e secondariamente se c'è qualcosa per cui dovremmo tenere un culo stretto alle spalle al muro. 7. Tra le varie cose che origli tra i non tantissimi abitanti di questo villaggio, quella che più ti interessa sono... Due uomini sui 30-35 anni che stanno discutendo delle prigioni del villaggio. Ma prima stavo cercando la tizia. Sì, dovevamo andare fino alla grotta e trovare la tizia con i suoi sgarri. E uno dei due dice, oh, finalmente le nostre carceri sono vuote per la prima volta dopo molto tempo. Dovremmo ringraziare quella donna che... sta dando una seconda possibilità di morire a tutti quegli stolti. Beh, sì, in effetti... Io, mentre parla, ti faccio... Ci siamo liberati di un grosso peso. Vomito in modo che lo senti anche tu. Nel caso ce la facciano, buon per loro, non potranno più tornare qui in ogni caso, e nel caso non ce la facciano, beh, non ce l'avrebbero fatta neanche restando qui. Si danno una pacca sulla spalla. Io non ho sentito perché ero distratto, perché stavo sentendo un'altra storia di due tizi che stavano raccontando, che tra l'altro è successa veramente, a quanto pare, oggi in Australia, a proposito del tema degli squali. Che strano. Che un tornado ha fatto cadere uno squalo in mezzo a una città. Sharknado! E difatti tutte le cose hanno rilanciato dicendo Sharknado non è poi proprio così realistico. E vedi che e c'è la foto in mezzo alla strada. Adesso poi potrebbe essere fake perché non ho visto le fonti, però l'hanno girata in tanti, non vuol dire che sia vera. E questa, diciamolo, però è bella uguale. Al solito anche il tornado era velenoso. Esatto. Chiaramente. Esatto. Chiaro. Essendo in Australia. Scusa, mi sono distratto. Hai sentito che c'è stato un tornado e è caduto uno squalo in mezzo alla città?
un tornado, ma l'avrei evocato qualcuno sto squalo dal... penso anch'io, non è possibile che i tornadi. Scusa, dicevi tu cosa hai trovato? Ma no, ben meno, sembra che la zoccolaccia stia reclutando gente dalle carceri per andare a, a... beh certo, hai visto cosa gli è successo, no? Sì, no, ma quello che sto dicendo... te l'avevo detto. No, il fatto è che non sta facendo questa cosa nascosta, lontana dal, dai riflettori. È arrivata, ha detto, io vi svuoto il carcere, voi avete un'opportunità di redenzione, se arrivate ce la fate bene, se non ce la fate ci avete provato, meglio che morire in un'idea carcere. Malvagia, ma geniale. Sì, no, infatti la zoccola è stronza, ma in gamba. Te l'ho detto, come ti dicevo prima, vedi? Il male anche lascia un sentiero e quelli che lo seguono sono dannati. E in compenso, sai, non abbiamo a che fare con una persona stupida, evidentemente. Beh, sarebbe una storia quanto banale se lo fosse. Ma, dalla mappa, a che distanza è la grotta? Io ho un'idea. Paio d'ore, forse tre di cammino. Io ho un'idea e guardo verso l'altra. Di più. Sì. Potremmo offrirti. In che senso? Una birra. Come cavia. Infatti, lei sta usando questi poveri uomini per provare a fargli probabilmente prendere la pietra e morire nel farlo. Potremmo portare te. Sei bello grosso, sei bello robusto. Potrebbe essere credibile. Perché dovrei morire? No, poi chiaramente quando stai per fare quella cosa che ti metterebbe in pericolo, facciamo qualcosa. È solo per arrivare lì senza combattere. Lo sai, è vero che quella tua ipotesi che mi raccontavi in nave di distrarre i nemici con un musical non funziona? No, tu però vai lì e dici, sì, userò io il diapason che mi ammazzerà, ma io non posso morire perché sono il più forte di tutti. Prendi il diapason e io lo spacchi sul cranio alla tizia. Ma non sappiamo se è malvagio. Sicuramente non è buona. Sta ammazzando gente per provare a prendere il diapason. Scusa, non ti ho raccontato la visione che ho avuto? I pensieri del tizio? No. Come no? Forse perché ti vedevo un po' lontano l'ultima volta. Me l'hai raccontato mentre eravamo in barca? Sì, forse sì, e li odi tutto. Praticamente, ecco, la tizia ha preso un poveraccio davanti alla pietra perché non si può sollevare e gli ha detto, tieni, prendi questo diapason gigante, che è una specie di forcella che può fare una nota. Ha detto, falla suonare. Lui l'ha fatta suonare e gli è esplosa la testa. Ah, e lei ha detto, ah, un altro dovremmo riprovare. È uno strumento musicale, dovresti provare tu allora. Sì, ma probabilmente... Sì, io non voglio che mi esploda la testa. Sì, ecco. Rende di più sicuramente un tizio grosso come te che dice, io posso resistere, io so qual è la situazione e ci infiltriamo. Boh, vabbè. L'idea è di fingerci amici. Magari non lo direi. L'idea è di fingerci amici, e questo l'avevamo già concordato quantomeno all'inizio, che poi noi possiamo fingere che tu sei lo sgherro che abbiamo portato dietro e che è disposto a tentare, non vuol dire che poi tu debba farlo. Potremmo anche dirle che non ci interessa la pietra, ma noi vogliamo il diapason. Avevamo detto all'inizio che volevamo gli avevamo detto che volevamo studiare la pietra, ma gliel'avevamo potuta lasciare. Ah, giusto, è vero, sì, ottima idea. Più che altro perché il diapason in realtà non sappiamo neanche motivare perché studiamo la pietra, poi gliela lasciamo e tu sei in grado di tirarla fuori. Poi quando siamo lì magari vediamo o gli spacchi il coso in testa o agiamo in qualche altro modo. Come volete. Comunque se la fate parlare abbastanza il diapason, diciamo che non dovrebbe essere un problema ottenerlo senza che lei se ne accorga. Sì. E penso dentro di me, questa magia di dislocazione, cioè questa magia che la Fenice mi ha dato con le mie capacità di svuotare le tasche sta diventando una cosa interessante. E quindi andiamo verso dove c'è la tizia. Sì, sì, mancano 2 ore di cammino. Il sentiero che conduce a questa caverna che vi è stata segnalata è abbastanza libero all'inizio, ma man mano che proseguite vedete che i carri non vengono molto spesso da queste parti, ci sono piante che occupano quello che una volta era probabilmente un sentiero molto utilizzato. Alcune pietre sono crollate, alcuni pezzi sono proprio difficili da passare. In particolare Lothar fa fatica con armatura completa, scudo gigantesco, catene, mazze, armi, spade, lance, corazze. È tutto ben compatto all'interno di un enorme scudo, eh. Finché non giungete in fondo a questo sentiero,
e riconoscete dove dovrebbe esserci la caverna, perché un'enorme statua giace davanti a quello che dovrebbe essere l'ingresso. Direi che è facile capire che è la caverna. Il braccio copre l'ingresso e la testa è probabilmente andata persa molti, molti secoli fa dalle condizioni in cui è questa statua. E non riuscite nemmeno a capire che genere di statua fosse. Capite che quello era un braccio, ma non sapreste dire se fosse di un uomo, di una donna, di un demone. Certo, ma poi neanche me lo chiedo. Guardando oltre il braccio della statua vedete che effettivamente c'è una caverna che si addentra nella roccia della costa. E in lontananza sentite che c'è della gente che sta parlando. Alcuni vi sembra che siano diversi gruppi di persone, ma non vi sembra che siano in un cattivo stato d'animo. Vi sembrano abbastanza allegri, che stiano chiacchierando tranquillamente, parlando tra di loro. Io voglio usare elementalismo e plasmare magia per fare una folata d'aria intorno a me che mi faccia tipo da stealth camouflage. Voglio diventare invisibile. Beh, sarà prudenza. 7. Voglio provare il vantaggio. Sì, sono 3 punti fatto, giusto? Perché ho dispari. Sono 2, 4, 5. 2, 4, no, allora dovresti arrivare. Questo qua è il pari, allora. Sì. Ah, sei, dispari, sì, okay, sì, dispari. Quindi 3. Ah, oh, minchia, allora io sono pieno, sono full. Stavo devendo guardare anche tu. Anch'io proprio. Al dispari. Tu di sciagure, sì. No, ho svuotato anche quelle. Io ho una sciagura ancora. Sciagura a voi. Ora voi. Io lo vedo che scompari? Mm-hmm. Sì. A bassa voce dico, cazzo, pensavo avresti parlato tu. No, meglio non farmi. Mi sa sai che tocca. D'accordo. Beh, va bene. Io. Ah, ne spendo uno perché in teoria dura una scena, no? Voglio prolungarlo anche un'altra scena o il primo round di combattimento in caso di questo combattimento. Io proseguo senza cercare di non farmi sentire, anzi cercando di farmi sentire. Quando le voci si avvicinano dico, è là della grotta. Scavalcare il braccio è facile perché è stata proprio messa una specie di scaletta da qualcuno, evidentemente di persone che sono già entrate, in modo da facilitare l'avanti e indietro. Entrate in una sala enorme, il pavimento è costellato di macerie, ossa erose dal tempo. E la luce che entra illumina una pila di tesori dimenticati in un angolo della stanza che pare non siano stati toccati. Molti sembrano rovinati, inutilizzabili, sembravano dei tesori di tecnologia dimenticata più che dei preziosi. Sì. Magari facevano qualcosa di utile, ma ormai sono molto rovinati ed è impossibile capire cosa. Altri sono invece... Man. Cos'è? Vai, piccolino, non serve a niente. Altri vi sembra che siano stati corrosi un po' dalla ruggine o mangiati da delle creature, evidentemente. Sì. Ci sono dei segni di morsi. E oltre la sala si diparte un corridoio che scende sinuoso verso il basso e verso l'interno della costa, da cui sentite provenire le voci. Le voci che sembravano così vicine, come insegna il film di Super Mario, certo, non erano così vicine in realtà. Ok. Io... sperando che la mia voce sia udibile e assicurandomi che la gente non sia sorpresa dal sentirmi o vedermi arrivare, scendo. Allora, non voglio chiamare loro perché non voglio suonare coglione, parlo con lui, ok? Il tono della conversazione è: dici che ci aspetteranno? Sì, penso di sì, cioè aspetteranno no, però suppongo che abbiamo qualcosa da offrire che gli interessa, quindi dovrebbe andare bene. Come al solito il mio corpo. Non è colpa mia se non hai molto altro da offrire. Beh, tanta roba. Così dicono. Sembra che così dicano. E... vedo bene, se... dimmi tu quando arriviamo, se arriviamo. No, muori nel tragitto. Era bello. Talmente lungo. Come l'albero sotto Temes. Come l'albero sotto Temes. No, proseguite per... Trovo una moneta per caso per te. No. Allora. Per 15 minuti più o meno. Ok. È una bella discesa, però in realtà ci mettete 15 minuti anche perché... è tortuoso. È tortuoso, non perché sia lunga la strada di per sé.
E arrivate ai bordi di una stanza illuminata da delle lanterne magiche che sono state disposte in giro. Sembra essere diventato l'accampamento di queste persone. E effettivamente ci sono tre gruppetti di persone. Alcune sono intorno a un tavolo che stanno guardando dei fogli di pergamena su un tavolo. In un altro angolo ci sono quattro persone che stanno bevendo e mangiando e stanno chiacchierando animatamente, che erano quelle che sentivate da sopra. E davanti a voi, in attesa del vostro arrivo, c'è la donna che Al aveva visto nella visione. Ok, io con... Che vi sorride. E con tutto il mio ascendente, io le sorrido di rimando, schiocco le dita e le dico: speravo di trovarla qui, milady, la sua buona fama l'ha preceduta. Ah, meno male. Percepisco in voi qualcosa... di diverso. È esattamente così. Alzo, faccio un piccolo inchino. E ora faccio... è legale sposarsi, quindi. E faccio un piccolo inchino. Mentre mi inchino, gli occhi mi fiammeggiano un po'. Si vede un accenno di fiamme a forma di ali dietro di me, ma senza assolutamente nessuna fare minaccioso. Lampeggia e poi si spegne. Ed è in effetti la mia natura differente. E comunque il suo infiammarsi, io che ero nella grotta, che ero dietro di lui, stavo arrivando, mostrano il mio sorriso, sì. Che però è un ghigno nel buio. E lui non è inquietante. Io dietro un filo. È esattamente la mia natura particolare che mi porta qui. Io sono interessato a studiare quello. Quello che c'è... di là, sebbene non abbia nessun altro interesse a riguardo, e ho portato qualcuno che potrebbe... Beh, ad ogni modo non mi riferivo alla vostra affinità con le fiamme o alla cenere che portate sul capo. O forse è proprio quella cenere che portate sul capo che potrebbe essere interessante, ma in un senso completamente diverso da quello che avete in mente voi. Sento che nel vostro passato non siete stato retto e giusto come siete ora. Beh, la via... Sento che la vostra gioventù è stata segnata dal furto, dalla menzogna, e che ora avete trovato una strada differente. Questo è ciò che sento. Io sento curiosità, invece. Tu chi saresti? Il mio nome è Meritier, una delle ultime tessitrici. Tan tan tan! Che nota sostenuta. Diapason. Se stavo potendo andare avanti ancora un bel po'. Ok. Stava creando un fastidio. Immagino che abbiate delle domande. Tessitrice, ci azzecchi un'altra volta, hai azzeccato del mio passato, azzecchi tutto ciò che riguarda la mia curiosità, ma piuttosto che farmi fare delle domande che potrebbero essere stupide, spiega. Potrei spiegarvi, ma vi spiegherò le cose che ritengo necessarie. Se voi ritenete di dover fare delle domande, spesso le domande che vengono poste sono più importanti delle risposte che vengono date. Alzeremo la mano nel caso. Beh, io... creatura curiosa e semplice quale sono, mi verrebbe da domandare: che ci fai qui? Stiamo cercando di aprire... Con prudenza, io cerco di capire se mi sta perculando alla grande. Okay. Di aprire quella gigantesca porta di metallo che vedi laggiù in fondo. Mm-hmm. L'unico che è in grado di aprire questa porta è colui che l'ha chiusa la prima volta. Non sappiamo chi sia, sappiamo solo che il suo spirito è ancora in questo mondo e sappiamo che è ancora alla ricerca di un'identità che non è la sua. L'unica altra cosa che sappiamo è che nell'infanzia di questa persona c'è stata violenza, ci sono state menzogne e ora cerca un nuovo modo per rinascere. Di fianco alla pergamena, la penna scrive di fianco a lui, perché quella è ancora visibile. Io dico anche a lui che in realtà non sia il cercatore ma il distruttore. Io
guardo Lothra e dico: i signori hanno un bel problema. Ha fatto una descrizione abbastanza accurata, più o meno del 60, 70, 80. Beh, diciamo di un bel po' di gente, ecco, nel passato di tutti c'è purtroppo violenza e menzogna, e nel presente di tutti c'è volontà di redenzione, o di quasi tutti. Questo è quello che un ottimista potrebbe pensare. Un conoscitore dell'animo umano potrebbe pensarla diversamente. Io conosco molto poco. Ad ogni modo... Per questo è curioso. Chiunque giunga in questo luogo è in qualche modo guidato da qualcosa di più grande di noi. Quanta gente c'è intorno a lei? In tutto nella stanza sono una decina di persone. Gli altri cosa sembra stiamo facendo? In quattro stavano mangiando e bevendo per i fatti loro, altri tre stavano guardando dei fogli su un tavolo e adesso non guardando la porta. Ma Tessitrice, ho un'altra domanda. Non sembra che sono minacciosi oppure pronti a difenderla. Tessitrice, ho un'altra domanda. Attaccala. Tu quindi dai una possibilità di redenzione ai poveri sciagurati che sono finiti in galera? Offro una redenzione a chi la vuole veramente. Molti vedono in questo solo un modo per sfuggire alla loro punizione. E sei disposto a sacrificarli? Sono loro che agiscono volontariamente. Io non ho costretto nessuno. Ho solo offerto loro la possibilità di andarsene liberi nel caso la loro redenzione fosse pura. Nessuno se n'è andato. Io provo con molta prudenza a dire una cosa a bassissima voce e poi io la disloco direttamente nell'orecchio suo. Poi trapanata di suono che ti arriverà. Fottiti! Pensuca! E gli voglio dire... scelta. Avevano veramente una scelta? Io... come si dice, come a conferma di quello che mi sta dicendo, perché avevo lo stesso identico dubbio, abbasso leggermente il mento, guardando dal taglio degli occhi, atteggiando il taglio degli occhi, non in una maniera minacciosa, ma in una maniera un po' più inquisitoria. E non le... sei l'inquisitore. In una maniera un po' più inquisitoria, su via. Sto usando aggettivi. E la guardo e le chiedo: tira su inquisitoria. Hanno avuto una virtù nuova. Hanno avuto una scelta, ma conoscevano le conseguenze del fallimento? Ne erano eruditi? No. Nessuno ha posto la domanda che stai facendo tu in questo momento. A nessuno di loro interessava delle conseguenze, come non gli è interessato delle conseguenze delle proprie azioni in tutti questi anni. Non avrei mai nascosto la verità a chi l'avesse cercata, ma evidentemente non erano il cercatore. Una verità non detta non equivale a una menzogna. A volte. Chissà se è una di queste volte. Purtroppo non sono in grado di rispondere io per te, perché qualunque cosa rispondessi potrebbe essere una menzogna. Chi sono queste persone? Quelle che vedi nella stanza ora. Ciò che rimane di un ordine che una volta era grande e diffuso in tutto il regno. E che ora è tutto qui, tranne uno. Guardo se hanno tatuaggi particolari. Giustamente. No. Yakuza. Una recisi magari. Anche, sì, infatti. No, secondo me sono i cercatori, appunto. Tessitori. Volete aprire quella porta? Perché? Perché l'oscurità sta piombando anche su Telomin. Nessuno è mai riuscito a scoprire che cosa il primo cercatore avesse nascosto qua dietro. Molte profezie hanno raccontato che sarebbe stata aperta questa porta nel momento del bisogno. E se non è ora quel momento del bisogno, non so quando sarà. Io faccio questo tiro di prudenza per capire se mi sembra sincera. Sincerissima. Uso un filo. Mi serve sapere se questa qua mi sta percolando oppure no. E non solo, ma e mo sono cazzi tuoi. Io stai dicendo a Claudio, uso scavare in profondità. Vai. Quando effetto. Dobbiamo andare più a fondo. Riuscita e sfidi il destino. Ah, aspetta, e sfidi con successo il destino. Ma ho appena bruciato. Effetto in cosa? Una prova di prudenza. Ok. E sfidi con successo il destino. La tua vista diventa così acuta, i tuoi sensi così percettivi da poter vedere attraverso porte e pareti per qualche istante. Devi restare concentrato mentre lo fai e perdi questi super sensi appena ti muovi. Prova a sfidare il fato.
Non può spendere punti, visto che sfida del fato non gli serve a niente per aiutarsi. No. I punti fato mi aiutano nella sfida del fato? No, te l'ho chiesto io. Ti aiutano nel senso che ti possono dare una specializzazione, però tu già prendi con 4, 5, 6. È vero. Una specializzazione, avresti però. Dovuto spendere prima. Aspetta, prendo una specializzazione. Temporanea. Certo, assolutamente, cioè, in un momento prendo una specializzazione... Vedere attraverso le pareti. No, questa specializzazione ho bisogno di svelare misteri. Ok. Che tiri? Uno sempre una volta sola. E la specializzazione che cosa? Si fa fare con 4-5-6, ma tanto tu facevi già con 4-5-6, quindi teoricamente non ti è servito a niente se non per flavor. Non lo sapevo, non avevo capito. Ma fa niente, va bene. Ma perché prendi una cosa con il cercatore? 5. Cioè no, sapevo che facevo un 4-5-6, avevo capito che la specializzazione io faceva tirare. Dai, riguadagni il punto. Giusto, peraltro. Diventa tutto buio nella stanza, come se la cenere stesse riempiendo ogni angolo di questo antro. L'unica roba che rimane luminosa davanti a te è qualcosa oltre la porta, che all'inizio vedi solo lievemente attraverso questa cenere e fuliggine che riempiono la stanza, ma i tuoi occhi sono abbastanza addestrati e senti che quegli occhi che ti fissavano mentre eri in meditazione sono i tuoi occhi che guardavano te stesso, e attraverso e attraverso quegli occhi riesci a vedere oltre quella porta di metallo e vedi una creatura incatenata oltre quella porta. Le catene sono completamente ricoperte da delle rune luminescenti e vedi delle grosse ali piumate trattenute dalle catene. Okay. E una fiammella sulla testa di questa creatura, un gigantesco uccello rosso fuoco. Beh. Dai, ci avete 40, no. Abbiamo 120 anni in 4. Ha riso lui e questa cosa era epicissima. Era epicissima. Oh, cioè, cazzo. Soprattutto che io sto pensando e ti scaldano, eh. Allora. E dopo qualche istante che veglia su di te alle tue spalle, torni a vedere la stanza. Ah, io ho usato un filo per sapere se lei sta dicendo la verità. Esatto. E sta dicendo la verità. Ok, allora, questo lo faccio sempre per flavor, perché non è cominciato un combattimento, ma con dislocazione io voglio di Apason in tasca mia. In tasca, era alto quanto una persona, eh. Era così? No, era alto così. Ah, era così? Sì. Non vuol dire niente. E infatti ti ricordi che avevo detto la battuta? E quindi come nota cosa fa? Lone. No, il laone, sì. Il laone, sì. Allora, no, niente. Io ho guardato per un attimo oltre a lei come se non la vedessi, quindi i miei occhi la rimettono a fuoco. Ho appena visto quello che c'è oltre quella porta. Sta aspettando me. Allora sei la persona che aspettavamo anche noi. Allora non ha più senso indugiare. Se sei certo delle azioni che ti hanno guidato fino qua. Io spendo un filo. Vai! E intanto io sto dicendo, io sono certo di ciò che sta là dietro. E sono io. E per prima cosa lo uso per avere il successo in quello che, la magia che voglio fare su di lei. Ok. Però nel frattempo si usa anche il potere che... vabbè, questo qua è quando ispeziono una stanza e cerca di nascondere i passaggi segreti o cerca tracce, però mi stavo guardando intorno. Trovo subito la cosa più importante nascosta senza tirare. Questo non vuol dire che troverò tutto quello che c'è in una stanza, ma solo la cosa più importante per proseguire la storia. Un tacco e di fuoco. Mentre incappo in questa cosa, voglio lanciare un incantesimo su di lei e voglio provare a fare con ammaliamento e diciamo con dislocazione, si può considerare anche una cosa temporale. Dislocazione temporale, appena prima, appena dopo? Sì. Sì. Perché voglio provare a vedere in maniera rapida, come se fosse un film di 2 ore fatto in 6 secondi. Tutto quello che lei ha avuto a che fare da quando ha deciso di entrare qui, tipo a scene clou, tipo la sua storia. Sai quando vedi la storia di un NPC?
che c'è anche una scena che non c'entra, tipo, non so, che si sta... Che per lei è importante, però si vede la scena in cui fa "allora farò da sola!" Esatto. E si manda via un tizio, no? E dice, cazzo, e poi si vede lei che studia da sola in un angolo e dice "no, questa è l'unica soluzione". Ah, intendeva quello per "allora farò da sola". Oh, mamma mia. Vedi come prima cosa lei che arriva nella stanza accompagnata non da tutte queste persone, sono solo in due persone, e uno è il... Ma il la motivazione che l'ha portata qui? Era il tizio che c'era nella prigione, nella visione. Nella prigione. E percepisci che la sua motivazione era cercare di salvare il mondo. Cioè okay. Lei è arrivata qua convinta che questo sia l'unico, non uno dei, l'unico modo. Quindi sento proprio fervore, quasi cieco. da estremista, okay. Da fanatico, ma lei è convinta al 100% che quella cosa dietro la porta, qualunque cosa sia, sia l'unica cosa in grado di fermare. Ma quando l'opera. È arrivata qui o continua a crederlo? No, quando è arrivata qui e continua okay. A crederlo. Vedi che mano a mano che andava avanti la sua fede stava scemando, perché nessuna delle persone, né le prime con cui lei era arrivata, tipo il pirata che non è morto perché si è rifiutato all'ultimo sapendo che non sarebbe riuscito e rendendosi conto che non era il caso, per cui è più intelligente di quello che sembra, e un po' prima, cioè per arrivare a vedere lei come è venuta alla conclusione di "questo è l'unico modo per salvare il mondo", figura scura che le è apparsa in sogno dicendo "questo è l'unico modo di salvare il mondo"? No, o studi, ricerche? Studi di profezie, ricerche nella Torre dei Saggi su antichi manufatti e manoscritti. Quindi a me mi sembra sensato? Sì, cioè secondo la sua ragionamento. È una conclusione logica, magari non è l'unico modo, però da quello che ha letto lei, le storie dicono che sì, non è la leggenda, la leggenda vuole che qua dietro ci sia qualcosa in grado di salvare il mondo dall'ombra. E trovo qualcosa? Sì, quello che trovi è un pezzo di quel cristallo che c'è davanti alla porta, che probabilmente si è rotto decine e decine, forse secoli fa, ed è stato rimasto sepolto da altre cose che sono state appoggiate sopra. E mentre tu sei lì che sfogli, sì, no, a un certo punto torno visibile prima di prenderlo. Torno visibile, c'ho Rael. Ci sono io lì. Lei, scusa, Rael. Sì, dice il vero. Sì, lo so che dice il vero. Ho visto cosa c'è e dietro. E sicuramente questo potrebbe essere utile. Infilo la mano nel mucchio di cose a caso che nessuno aveva cacato per mai, tipo. E tiro fuori. No, perché erano ossa sì, e sì, certo, cioè. E tiro fuori il pezzo di cristallo. Nel frattempo vedo anche come reagisce la tizia, ma non la cago, solo con la coda dell'occhio centrato verso Rael. Onore alla tua vedi capacità di osservazione. Guarda il cristallo facendosi delle domande. Non sei sicuro di quali siano le delle domande, ma si sta facendo delle domande. Lo prendo. Hai studiato le profezie? Sei convinta che quello che c'è qui possa veramente salvare il mondo? Sono sicura che quello che c'è qui salverà il mondo. E le racconto un paio di eventi che ho visto nella visione per fare la stessa cosa che ha fatto lei con Rael all'inizio. Dicendo, sei curioso, sei impetuosa, continui a studiare, esatto. Nonostante non ti fermi, anche se hai dovuto lasciare gli affetti dietro e i tuoi amici più cari. Un tessitore che aveva abbandonato il tempio? Sta parlando di te? Sei un tessitore che ha abbandonato il tempio? No. Alexander... tessitrice, io so che devo andare da quella parte, ma con questo che cazzo ci dovrei fare? Beh, a giudicare dalla forma del cristallo, probabilmente è un pezzo mancante della serratura. E potrebbe anche essere uno dei motivi per cui sono morte tutte quelle persone. Su questo mi ci faccio. D'altra parte, per evitare che muoiano alcune persone, forse ci sarebbe bisogno di un cercatore. Scuoto la testa, vado avanti. Dunque, tu che hai trovato... Mic drop. Tu che hai trovato la pietra potresti essere il cercatore. È lui il cercatore. E intanto faccio cluck. Ma tu hai trovato la pietra. Solo perché la Fenice mi ha guidato. La sua Dunque, Fenice. Dunque tu vedi la Fenice. Sì, in lui. E lo guardi. Ho appena collocato il pezzo mancante. Là dove... L'hai sentita? Il pezzo, sì, infatti. E mi ha... Come si dice? E c'è proprio la scena in cui l'eroe, che è chinato di spalle, si alza, guarda indietro con la coda dell'occhio da una parte sola, e mentre loro dicono "io la vedo in lui",
io mi sto per voltare, per me non è una cosa, non sto facendo niente di che, ma la scena è fichissima, mi sta dietro, è cinematica, no, di Dio. Perché io guardo lei e faccio, sì, la vedo, la finisce in lui, con gli occhi che brillano un attimo, esatto, di commozione, e tu che ti alzi. Io mi alzo, che li guardo con la coda dell'occhio da dietro. E mentre metti quel pezzo di cristallo e ti giri a guardare loro che discutono di te, senti, all'inizio molto lievemente, poi sempre un pochino più forte, poi molto più forte, il diapason infilato ancora per terra, che inizia a vibrare per i fatti suoi. Inizia. È un suono molto acuto. Mm-hmm. E si sta facendo più forte, ma in una maniera strana. Non sta diventando di volume più elevato, ma è come se molti suoni contemporaneamente si sommassero l'un l'altro. È quasi un ultrasuono, è oltre un ultrasuono. No, perché lo senti. E a quanto pare tu inizi a sentire questo suono e ti guardi intorno, perché è una, ha quasi lo stesso timbro, mm-hmm, della Fenice quando urla il suo richiamo. Ma a quanto pare sei solo tu a sentirlo, perché loro stanno continuando a parlare, no? Allora è un ultrasuono, e non sembrano sentire, e non solo, tu non riesci più a sentire le loro voci perché senti tipo i Pina. No, è come quando nei film lanciano una granata che senti e non senti più niente altro. Esatto. E mi guardo, scuoto la testa, mi guardo attorno, inclino la testa, come avete presente quando si cerca di sentire qualcosa ma si è completamente assordati, o come i polli. Esatto, o come i polli o come i cani quando non capiscono. Mi avvicino al diapason, lo prendo. E in quel momento voi vedete un'intensa fiammata sprigionarsi dal cristallo, che esplode, e fate un bel tiro di prudenza. Non tu, non tu. Scusate. Otto. Quattro. Vedi che la testitrice... Io mi metto dietro uno dei tizi. Uno dei tizi viene preso in pieno da un pezzo di cristallo, okay, che si pianta nella testa. Io mi nascondo dietro di lui. E cade per terra. La testitrice... Te, il tuo nome non conta, non lo so neanche! La testitrice sta facendo una cosa molto strana, che è prendere i pezzi al volo mentre le passano di fianco e bloccarli. Fatto 19, non so neanche quanto ha fatto. E... mi sa che non dovevamo picchiarla lei, spero. E prende questi pezzi di cristallo che si stanno trasformando in cenere una volta esplosi. Tu quanto hai fatto? 4 in tutto? Tu ricevi, oltretutto hai una sciagura? No. Ok. Io sì. Non sono più abituato a questa cosa. Io sì, ormai. Per voi. No, per ora no, era perché lui non l'aveva passato, quindi rincaravo la dose. Reazione! Puoi provare a parare con lo scudo. Reazione! Tu non ci sei, Rael. Cazzo. Sei. Pari con lo scudo. E devi il cristallo senza infrangere, cioè infrangendo lo scudo, però devi il cristallo, che rimane piantato, questa volta non l'hai deviato così bene, è rimasto proprio infilato nello scudo, è un pezzo di cristallo che mano a mano si sta sgretolando e sta diventando cenere. Sentite per un momento un urlo micidiale traforarvi i timpani della Fenice, come già avete sentito altre volte, dopodiché le ceneri iniziano a posarsi e Rael non è lì con voi. Ci sta, è andato nel Tempio Jedi. Perché? Io non mi preoccupo per niente. Dov'è? Anzi, annuisco verso... c'è la porta? Sì, è una pesante porta di... Ok, annuisco verso la porta. Io mi giro verso la testa e dice... Megera, dov'era? Starà seguendo il suo destino. Se tutto va come le profezie dicono, in questo momento sta salvando il mondo. Non può farlo da solo. Anche dovrà, questo. A meno che voi non siate in grado di raggiungerlo. Forse anche tu sei un cercatore, hai trovato quel cristallo. Sì, ma in questo momento la Fenice non è davanti ai miei occhi, se n'è andata. Io mi avvicino alla porta e comincio a tirare cazzotti. Anche perché il cristallo è esploso, quindi la porta è libera.
inizia a tirare cazzotti e le rune che erano incise sulla porta adesso sono spente completamente. Tiri il primo cazzotto e la porta si apre. Ah, guardo il pugno. Complimenti. Mi avvicino. Beh, a quanto pare forse possiamo entrare anche noi. Magari è il nostro destino di vedere lo scontro. Andiamo. In braccio per il futuro del nostro mondo. Metto la mano sul buco del cristallo. Lo aggiusto. Tira. Sai mai che fai una sciagura. No, un 6. Certo. La mucca è un 6 e l'altro è un 3. Chiaro, no? Cthulhu. Okay. Grazie Gianni per i dadi di Cthulhu. Io gli metto la mano sulla spalla e tenendogliela lo seguo come... tipo. Sta avanti tu, eh! No, come... sì, però per tenerlo a contatto se sa mai. Entrate, quella che trovate nella stanza, cioè oltre la porta, è una stanza non molto grande, completamente vuota. Ma l'ho detto che c'era qua dentro la fenice. Metto la mano sulla spalla? Lo vogliamo trovare? Siamo qui per... E allora la fenice ci guiderà. E io faccio un piccolo cantrip per fare delle fiammelle di fuoco che mi indirizzano nella stanza, perché questa è un'altra stanza. Dimmelo tu dove cazzo sono io quando vuoi. Sì. Questa è un'altra stanza. Mm-hmm. Quindi la ispeziono e trovo la cosa più importante per proseguire la storia. Però facendomi indicare dalle fiamme per finta. Vai verso il centro esatto della stanza e ti rendi conto che è una stanza perfettamente circolare, a sfera. E nel centro esatto c'è un piccolo buco dove va infilato qualcosa. Dalle dimensioni sembrano le dimensioni di un bastone o qualcosa del genere. No, te lo indico e ti faccio vedere. Cos'è che mi fai vedere? Tessitrice? Faccio vedere il buco. Le profezie non parlavano di questa stanza. Sei sicuro? Ho il dato. Sai che quando chiedi aiuto ai PNG importanti... Un bastone? C'è qualche bastone particolare, qualche bastone sacro di cui si parla? La profezie, il bastone della fenice. La dimensione qualcosa... diapason era più grossa. Il diapason era più grosso e è andato distrutto anche quello nell'esplosione del cristallo. Vedo se ci entrano le tre dita. No, tre sono già troppo grosse. Cioè, ecco. Sono già troppe. Un dito. Un dito riesce a entrare, ma non c'è non è una botola da tirare su. Io allora metto la bocca di fianco e faccio Rael nel buco. E passiamo a Rael. Ok. Che in lontananza sente. Mi guardo attorno, cerco di capire, mi riscuoto. Complimenti per l'alley-oop. E cosa vedo? Dove davanti sono? A te sei in una stanza come quella che avevi visto attraverso la porta e completamente buia se non per la fiamma in cima alla testa della creatura che è sdraiata davanti a te. C'è una fenice, sembra molto anziana, molto stanca e che si è arresa a tentare di aprire le proprie catene. Vedi che ci ha provato molto, le sue ali sono rotte dallo sforzo di spezzare le proprie catene e anche le zampe sono ricoperte di cicatrici a causa delle catene. Alza solo un attimo la testa per guardare che tu sia vivo e poi si riappoggia stanca e affaticata con la testa per terra. Mi guardo attorno, c'è qualcos'altro attorno a me oltre a alla fenice? Non c'è la porta. Se c'è un modo di uscire da questa stanza, non è quello da cui pensi di essere entrato. Mi avvicino al centro della stanza, mi avvicino alla fenice, quasi con reverenza, e le chiedo, chi ti ha fatto questo? Non ti ricordi? Non senti più la fenice dentro di te in questo momento. Non mi ricordo niente. Come posso fare a liberarti da queste catene? Faccio per prenderle. Le prendi, sono fisiche, robuste. Le tiro. Faccio appello
a tutti i poteri più remoti dell'oscurità. No, no, faccio appello al potere, faccio appello al potere che ormai mi sono abituato ad avere, ma non ce l'ho. Claudio, dovevi continuarla. Abbiamo fatto il giro dell'incantesimo, dovevi chiuderlo. Sono cazzi tuoi. Fa niente. Cazzi tuoi. Sì, proprio tu. Perché lui ci è rimasto male, ti pare. Anch'io. Phoenix Slayer. Cosa dovrei ricordare? Cosa diamine dovrei ricordare? Dovresti ricordare chi sei. Chi sono? Sono un ladruncolo, sono un... No, sono un orfano. Quello è chi sei stato, non chi sei. Sei il faro nella notte. Beh, chiunque io sia stato, pare giacere in catene davanti a me, impotente. Forse. Sempre che io sia te. Forse tu sei me. O forse nessuno di noi due è chi pensa realmente di essere. Io purtroppo non mi posso liberare e non posso morire. Forse tu puoi morire. Che babba, basta che si suicida, diventa cenere e si libera. Sto pensando male. Non sai come funzionano, no, le chiaro, in questo gioco. Capocciate per terra finché non muori. Sì. Se si suicida la fenice muore veramente. Okay. Perché è un atto di volontà e in Clotes tutte le scelte sono scelte, quindi anche la fenice è legata. Non abbiamo fatto un gioco sulle scelte dopo che le hai sempre odiate da giocatore. No, ma le ho scelte quando tu eri il master, è diverso. Esatto. Senza considerare che la, come si dice, la leggenda fra il naga e la fenice dice che se la fenice è incatenata con catene d'argento non può resuscitare. Ho studiato. Come sono queste catene? Ma io non so. Quando lui mi ha detto chi sei, io ho detto non lo so, perché c'è sapienza zero, non mi ricordo una minchia, nel senso di certo non è una... Tu mi dici che posso morire. Forse. Forse posso liberarti invece. Potresti. Provo a mettergli una mano, a mettere una mano addosso, sull'ala. Brucia? No. L'unica fiammella rimasta è sulla testa. Hai reso l'uccello morente? Sì. Rosso. Cosa vuoi? Vuoi... Io non voglio ormai più nulla. Non sono io essermi rinchiuso qui dentro in attesa di un momento migliore. No. Intanto io sto smontando. E se tu non ti ricordi, forse non sei stato nemmeno tu. Spero ti ricorderesti una cosa del genere. Beh. Domanda al tesitore. Me la ricordo? Te la ricordi? Me la ricordo? Te la ricordi? Nel senso che me posso la ricordo. Decidere. Te la ricordi? Sì. Siete di verità? Sì, me la ricordo. Sei già stato qui. Non eri tu, ma qualcosa di te è già stato qui in passato. Qualcosa di te ha incatenato qui la fenice... Perché il potere di rinascita della fenice si è incanalato attraverso qualcuno in grado di farlo, potrebbe essere in grado di far rinascere non solo questa creatura, ma tutto ciò che è stato ingiustamente ucciso dalle tenebre, grazie alla luce della fenice. Il potere della fenice lasciato ingovernato servirebbe solo alla fenice. E io dentro di me mi chiedo, sono pronto? Però poi penso a Lothar, penso a quello che mi ha detto Alexander, penso a quello che mi ha detto il capitano, penso che sono stato prudente, accurato il più possibile, ho cercato di essere preciso in quello che facevo, ho cercato di non scoprirmi troppo, di non espormi mai e... mi rendo conto che colui che sono stato convinto di essere finora, l'orfano, il trovatello, il furfante che cerca di vivere giorno per giorno, in realtà non mi ha mai abbandonato. E decido di lasciarmelo alle spalle.
La guardo, le sussurro: riposa. E poi mi alzo e prendo la fiammella e gli brucio un filo del destino. Bravo, perché tanto ti chiedevo di fare un tiro di volontà, hai uno, non ti conveniva provarci. Perché muori, ottimo. Perché la persona... Alla fine della scena. È chiaro, perché la persona che è stato Rael non avrebbe mai potuto riuscire, se non con un enorme colpo di fortuna, a dominare il potere della Fenice. Ma io so che è il mio destino, anche se questo vorrà dire morire per quello che sono. Quello che vedete voi è che da quel piccolo buco al centro della stanza appare in lontananza, sembra, una fiammella che diventa sempre più grossa e sembra che stia risalendo il tubo molto velocemente. Una fiammata parte da dentro questa... da dentro questa tubatura di qualche tipo e iniziate a fare fatica a respirare perché sta consumando tutto ciò che c'è nella stanza, partendo dall'ossigeno e consumando poi mano a mano la pietra sopra la fiamma. La tessitrice vedete che arretra fuori dalla stanza. Io seguo la tessitrice. E la fiamma diventa sempre più calda, sempre più luminosa. Non è più rossa o arancione come le fiamme che avete visto emettere da Rael. Sta diventando completamente bianca e si sta espandendo. I cinque samurai, sei diventato Ryu bianco. Io sto con la terra, fermo e sto continuando a smontare la croce, a prendere dei pezzi e mettermeli addosso. Samurai! Vestizione! Però lo sta facendo a manina. Sì. Quindi ci mette il quadruplo del tempo. Mamma, mi sono dimenticato dei componenti, non mi li hai stirati. E uscite abbastanza velocemente se seguite la... Sì, io voglio vedere quello più possibile perché voglio prendere appunti. Perché la stanza si sta riempiendo completamente di luce a un livello tale da rendere quasi impossibile vedere che cosa sta succedendo. Alcuni degli altri tessitori prendono alla bella e meglio alcuni degli oggetti che c'erano nella stanza portandoli fuori. Prendono le pergamene che stavano guardando, qualcuno raccatta degli oggetti da per terra in quelle pile di tesori e sentite un calore sprigionarsi sempre più lontano dalla fonte della fiamma, ma sempre meno forte, sempre più diffuso. Io come se fosse un calore che vi aiuta, ti riscalda, ti riscalda il cuore invece che bruciare e distruggere. Io sono sempre lì fermo, non mi sono spostato in realtà. Vieni investito dalla luce e voi non avete idea di che cosa sia il destino di Lothar perché non siete più in grado di vederlo. Risalite il cunicolo, vi trovate fuori e vedete che in lontananza altri punti di luce stanno sorgendo da sottoterra e quelle nuvole che da nord stavano coprendo il sole stanno iniziando a rischiararsi. Non sapete quanto ci metteranno. Posso usare un filo del destino per dopo? Sì. Però lo voglio usare adesso. Cioè? Io spendo il mio ultimo filo del destino per un frammento del cristallo che ho ancora. Voglio prendere una parte del potere della Fenice e metterlo nel cristallo. Ok. Perfetto. E è una parte che si è attardata, quell'ultima parte... Che c'era ancora un po' di Rael. Esatto, umana di Rael, che si è attardata vicino a te, perché sei comunque stato la sua guida, e si è avvicinata... Io la vedo allora, sorrido verso la parte di Rael, gli accarezzo la faccia, e poi la mano diventa quasi un artiglio, lo prendo per i capelli... e lo butto dentro il cristallo. E senti lui che sussurra, vedi, tutti possono essere salvati. È vero, ma c'è sempre bisogno di qualcuno che mostri la strada. Con molta prudenza. Vuoi dire qualcosa, Lothar? Io in realtà sto aspettando un momento giusto, se tutti gli effetti pirotecnici... La luce sta diventando sempre più bianca, più diffusa. E in generale il cielo sta diventando luminoso. Tanto che loro che sono fuori fanno fatica a vedere,
Ma tu che sei ancora dentro? In realtà no, nel momento in cui finisce tutta la luce faccio il mio. E non sai quanto è passato? La luce inizia ad affievolirsi. Io mi brucio sacrificabile. Io che ero dentro nel momento in cui si stava sprigionando la luce, con la croce barra armatura che mi sono messo addosso, mentre si allargava il buco per accedere sotto, mi sono lanciato e c'era Rael che stava bruciando assieme a Fenice generando la luce. Gli ho messo addosso l'artefatto che era sacro, l'ho spostato, ho preso il suo posto ed è stato un tu continua a vivere, vado io. No, no! E questo ha portato, nel momento in cui tu hai chiuso l'anima di Rael nel cristallo, a cambiare quella adesso è la mia faccia nella tua, nel cristallo, perché col potere della Fenice Bethorn è rimasto vivo per il momento. Allora se me ne accorgo della cosa dico per me va bene, vanno bene tutti e due. Mi dispiace. Tu sei il tuo personaggio è di un inquietante per me. Aspetta di vedere cosa ci faccio dopo con la scena, la mia ultima scena. Se mi schianti giù da una scogliera giù nel mare t'ammazzo. No, peggio. Io ho già in mente forse peggio. Tu hai visto Rael il sacrificio di Lothar e nell'ultimo istante in cui la luce si fa veramente insostenibile perdi di vista anche Lothar, non lo senti più vicino a te, non sai che fine abbia fatto, ti ritrovi nella stanza, è completamente buia ormai, non sai quanto tempo sia passato, sei stanco, ti senti ormai vecchio, consumato e incatenato a una parete, le tue piume sono rovinate dalle catene, sei vivo ma non dovresti esserlo e hai preso il posto della Fenice. Però il potere della Fenice è libero. Sì. Eh sì. E la mia scena, quella finale, è che qualche mese dopo, probabilmente, io, indebolito quasi morente, con il cristallo... Te lo ficchi in testa. Di fianco a una culla dove c'è un bambino, intorno ci sono svariati tizi con dei tatuaggi e delle vesti nere, simboli dei recisi. E io che avvicino il cristallo al bambino e dico tu sarai il mio Mordred, mentre metto il cristallo nella culla e lì mi accascio con l'ultimo del neonato. Esatto. Va sul nero e io incatenato, vecchio, grigio, ormai intrappolato con il potere della Fenice sparso in tutto il mondo, impossibilitato a spostarmi, sento qualcosa che si sposta nell'aria, apro gli occhi e dico, devo salvare anche lui. Enzim! Che bel gioco, ragazzi! Sì. Questo è un gran bel gioco! Pesissima, Finalmente questa, vedi, come dire, se io ce l'ho sempre coi finali, questa per me è stato un finale perfetto. Perché è un gioco fatto dei finali. Cioè, io avevo qua da mostra, qua è un... Quando cazzo la uso? Perché se la uso a metà me è una merda. Buona. Tu magari ti sei risvegliato alzando lo sguardo, fa devo salvare anche lui, quando c'era il ragazzino con il cristallo di quintasera che si sta 14 anni che si sta allenando e che in realtà non può più consumare fini del destino, però ha i poteri del cercatore, non della Fenice ma del cercatore. Esatto. Ah. E magari rimango lì, ma però c'è il bambino che ha un po' del potere della Fenice ed è malvagio lui, ed è malvagio di Dio. Esatto. È pronti per una seconda campagna di Clock. Che bello, ragazzi. Con la mia anima nel cristallo. È la tua anima è che... Quello è quello che la disumanizza. E quella è la cosa peggiore, se ci pensi, nella cosa proprio truce, che per quello ti dicevo inquietante. È perché tu sei il protettore. Certo. E quindi il fatto che sia la tua anima che creerà l'anti-Fenice... È l'anima del protettore, è ancora meglio che la sua. Il Phoenix Nero. È il Phoenix Nero, è ancora meglio che la sua. Allora, commenti a caldo sul gioco. Io posso dire solo che ho visto Manto sveglissimo per una delle poche volte. Allora, io dico, se consideriamo che la prima quasi non l'abbiamo giocata perché eravamo ubriachi, avevamo mangiato una madonna, abbiamo fatto due combattimenti, abbiamo appena avviato la cosa, abbiamo familiarizzato col sistema di base, a me stupisce quanto la costruzione insita nelle capacità del cercatore, nella meccanica di base, ci abbiano portato in due giocate a creare un intreccio così profondo fra di noi.
Questa cosa è bellissima. Poi non so se è capitato spesso, ma è capitato spesso, però a me è piaciuto una madonna giocare così. Mi è piaciuto molto, come ripeto, cioè sono sempre, chiaramente essendo un alfa, quasi beta, le cose da fare fine tuning, tipo trovare un modo per gestire le reazioni. Sì, perché sì. Magari ci avrebbe senso mettere che ti si sblocca la reazione quando tocca i nemici, in modo che tu non possa fare azione e anche reazione per poter fare due azioni insieme nello stesso round. Cominciavo a fare un po' confusione. Difatti quello era un po' confusionario, però solo quello, ma in realtà perché la cosa delle reazioni poi da quant'è? Tipo da un mese che ce l'hai, sì. Neanche. Appena questo è il primo playtest delle reazioni. Le meccaniche che stanno attorno possono anche essere raffinate, ma la meccanica core accoppiata con le connotazioni narrative del cercatore, eccetera, eccetera. E un'altra cosa da dire, consiglierei a chi ci ascolta, se mai farà il playtest, poi lo prenderai e ci giocherà, di fare la partita introduttiva Origin Story. Story, perché io mi sono reso conto che ad esempio le mie stat sono completamente sbagliate per quello che stavo facendo, perché io ho messo 5 di prudenza, 2 di ascendente, avrei dovuto abbassare magari qualcos'altro e alzare più altre, anche perché conviene leggersi anche le abilità. Per esempio, io ho due abilità che va su ascendente, una che va su vigore, allora, che sono bassissime. Io ho fatto lo stesso identico errore, però a me i limiti hanno giocato tra virgolette a favore, perché per botta di culo, o quantomeno l'ho girato, ho cominciato a concepirlo così. Io stavo facendo un personaggio che era veramente seguito dallo spirito di un dio, ma non era veramente niente di speciale. Lui era proprio, cioè, il suo destino gli stava troppo grande, è morto per quello. E poi, visto che sei troppo libero, cioè troppo, sei molto libero di fare le cose, secondo me ci vuole un gruppo di gente proprio non totalmente neofita, perché se no ti viene istintivo ogni volta che tu fai, tipo, che ne so, un giocatore base, invece di fregarsene come ha fatto te, avrebbe provato a capire cosa c'era di strano nel fatto eri tu che facevi la fenice e tutto quanto, che quindi magari rovinava un po' il mio gioco. Mentre abbiamo fatto fluire tutto, anche perché comunque giochiamo allora, da un secondo sacco. Me c'è bisogno di un gruppo affiatato che non necessariamente forse sono anche dei giocatori. Solo un master quello aiuta senza dubbio, come Speckle in tutti i giochi, diciamo. Un gruppo affiatato che non necessariamente sono dei giocatori molto esperti, esperti. No, che però hanno voglia di lasciar giocare gli altri senza dover imporre il loro gioco. Quello senza, perché qui è molto facile fare ma incontro su un personaggio per fargli fare le tue azioni per una scena intera, certo. A me sembra anche abbastanza chiaro, è un gioco che delega un sacco di libertà ai giocatori anche nel passare di livello e nel riuscire. Un sacco di libertà significa un sacco di libertà di fare danni, come un sacco di libertà di fare dei capolavori. C'è un sacco di responsabilità. Esatto, è un sacco di responsabilità nel giocare. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. C'è da dire che porca puttana come sono contento di come è andata sta sessione. Ti dirò, in generale il guardiano, a me è piaciuto molto. Ha alcune abilità che sono complicate da triggare, perché prevedono che il master faccia qualcosa. Se il master non fa, non si attiva una sega. Perché probabilmente io ce l'ho una che non si sarebbe attivata. Ma tu una, appunto. Perché fra le tante, secondo me, il proiettore è quello che più agisce in reazione a qualcosa che capita. No, che è bellissimo, però prevede uno sforzo da parte del master. Io certo. Ho una tutta sul fatto che se non mi possono fregare la roba, se ho un ladro contro, non fa un cazzo. Certo. Non fa un cazzo. Sì, ma difatti questo secondo me era... intimidire, c'è una parte bellissima che è la counter spell dell'intimidire, praticamente. Sì, se nessuno fa mai intimidire, però non si attiverà mai. Ma difatti è come... Chiaro, per questo è ancora appunto l'alfa, secondo me come in molti giochi, quando uno fa una determinata cosa ci dovrebbe essere il master che mette quelle cose, però magari su un campagna un pochino più lungo. Eh no, infatti dico, questo è da valutare nel quanto... Cioè noi avevamo lui che spammava 3 fili a sessione, è anche possibile in realtà, se non ci la cosa dei pirati, senza i pirati e senza il resto potevamo andare avanti ancora 3 sessioni tranquillamente. E a quel punto si andava fuori il resto, infatti, bello, cioè, sì. Quello che stavo dicendo era un... C'è da valutare quanto cambia tra la breve e la lunga durata l'avere abilità, non dico passive, ma è un... Ma difatti cambia anche tanto se è un'avventura investigativa o no. Sì. Comunque tu hai giocato il cercatore, ho scelto il cercatore e ti ho giocato come il campione alla fine della fiera. Beh, il campione ha delle belle cose, Il campione... La mia preferita è la cavalleria. Quando il tuo personaggio viene ferito e perde i sensi, tira un dado da 6, con il 6 arriva la cavalleria. Però effettivamente è difficile.
No, del saggio vi pesco le migliori, che secondo me ci sono delle classi che non abbiamo giocato. Distruttore, c'è un paio bellissime. Allora, il saggio a martire, che è simile al guardiano, però ogni volta che un tuo compagno sfida il destino riceve una sciagura, la prendi tu al posto suo e fai ritirare il dado. Bello. Oppure sempre io ci avevo pensato, c'avevo possibilità di fare un tiro di qualcosa e bruciarmi dei punti fato per togliermi sciagure, o per accorgermi prima se avevo sciagure addosso, se il fato mi era avverso, in qualche modo togliermele? No, le sciagure ti restano appiccicate addosso. La scelta sempre del saggio: quando ti trovi da solo, sia in combattimento che non, il tuo corpo rallenta le sue funzioni vitali. Non ha bisogno di mangiare, bere o dormire, sei immune ai veleni fino a quando non ti ricongiungi col gruppo. Quando succede, il tuo corpo riprende la normale attività e non subisci penalità per i giorni o le ore passate in stato ascetico. Perché se rimani da solo, tu sei abituato a farti i cazzi tuoi. C'è molto bella da combattimento quella del distruttore, che quando usi un incantesimo di dislocazione puoi fare un attacco gratis. Minchia. E quindi ti sposti e picchi. Il suono dell'inevitabilità. Sì, poi c'era anche bella distruttore, quella che puoi assumere qualsiasi forma. Beh, mi piaceva quella del perché fatti crescere arti. Folle ne ha un paio. Folle ne ha alcune bellissime. Beh, prossima campagna di Clotes faremo altre tre classi. Altre quattro classi! Perché ci sarà anche Gianni. Ci sarà anche Gianni. Minchia, che bellezza, cazzo. Eh sì. Beh, fa perfetto. Ma Gianni cosa fa in 13 Age? Chi lo sa? Ah, lo scoprirete solo vivendo, no? No, Ripple rimane il PNG. No, no, esatto. Il PNG, il canalizzatore. Ne abbiamo già parlato, sappiamo già che cosa. Ma poi, ma visto che oggi abbiamo finito un minore decente. Normale, solito. Facciamo i nostri annunci? O c'è un'altra cosa da dire? Domani ci venite a trovare. Allora, esatto. Siamo al play. Tra l'altro lo stanno chiedendo anche adesso su Twitter. Domani saremo al play, non saremo a uno stand specifico. Ci troverete in giro di svariati stand, perché andiamo a salutare svariate persone, andiamo in giro a presentare Clotes a chi ce lo chiede, quindi se siete in giro e volete vedere il manuale, venite e ce l'abbiamo da farvi vedere. Saremo in giro anche con la GoPro a fare una puntata dal play di com'è quel gioco, dai vari stand. Come al solito la nostra puntata dal play di com'è quel gioco sarà... non la situazione di un gioco, ma sarà molto più goliardica. Assolutamente. Guardate la fila che c'è in questo gioco. Più magari, se riusciamo a prenderci un pezzo, ci sarà anche una presentazione di classe. E sicuramente andremo a trovare i nostri amici di Urban Heroes. Sicuramente che partono anche con Dungeon Digger. Di cui il nostro Manto ha disegnato le miniature di plastica. Bravo Manto! Che saranno uno stretch goal del Kickstarter. È la gran speranza loro di arrivarci, perché è uno stretch goal bello in là. Tanto vi romperemo le palle con il Kickstarter, anche perché faremo una puntata con loro di com'è quel gioco per presentare il gioco. Giustamente. Cade i personaggini tanto carini. Molto bello. Io sono l'unico che ci ha già giocato qua e posso dire che è stato divertente. Poi ho anche vinto, per cui quello aiuta. Un altro stand dove sicuramente passiamo è da Scintiara, che dobbiamo ritirare i manuali, che finalmente sono stati stampati. E se non l'avete ascoltata, andate a ascoltare. Anche la mappa, ce l'avranno anche le reward? No, quelle magari ce le mandano. No, credo che abbia tutto. Torneremo a casa con due manuali e due mappe. Yes. Se non l'avete ascoltata, andatevela ad ascoltare, soprattutto se avete 5 ore di tempo da perdere e la vostra sanità mentale che se ne andrà a causa del mio personaggio. Che tutti amavano molto. Tutti amavano molto. Quello che diceva il contrario di quello che voleva fare. Per quello ci siamo tanto stupiti quando abbiamo fatto la puntata. Quando abbiamo fatto la puntata con quegli altri, non siamo di popolo, in cui Claudio ha fatto un personaggio che era d'aiuto al gruppo. Tutti stupiti e allibiti di questa cosa. Venditore di nomi. Che bello. Troll venditore di nomi. Perché secondo me è importante che sia troll venditore di nomi. Trovate le miniature di tutti i personaggi, compresi gli eroi di Clotes, su fumblegdr.it/ilcast, dove trovate anche il pulsante per donare qualche cosa a Fumble. Potete andare su qwerty.it/associati, diventare soci o fare una donazione. Potete anche scriverci per donarci qualcosa di fisico, ad esempio
Pietro ci ha dato quelle buonissime birre che mannaggia lui, io adesso mi compro delle altre casse di birra. Se volete mandarci qualche cosa, scriveteci a fumblegdr@qwerty.it e vi daremo l'indirizzo a cui mandare i vostri doni. I doni! E poi probabilmente metteremo uno dei manuali di Clotes firmato in palio a chi, a tutti coloro che sono associati, o faremo qualcosa per fare. Mi sembra saggio e molto bello. E in caso, se Claudio non ce l'ha più, offro il mio, che quindi è anche usato e sporco di un po' di unto della Forgia degli Eroi. E un po' di grasso delle tue mani, un po' di bava. Sì, lo lecco tutte le sere prima di andare a dormire. Quando ti gratti la barba, che cadono dentro. L'ho anche messo in mezzo alle gambe. Nice. E adesso nessuno e con questo ci sentiamo domani per chi è al play o settimana prossima con Tredicesima Era. Sempre con un nuovo membro, finalmente l'ultimo che è arrivato ha cercato di ucciderci tutti. Un nuovo membro, in effetti, sì. Non ci sono riuscito, però. Sempre in diretta su Spreaker. Uno sì. Sempre in video su Facebook e su YouTube dai giorni dopo la diretta. Almeno finché Facebook ci dà delle soddisfazioni. Andate a lasciare le cazzo di votazioni su iTunes, perché è un mese che non posso fare il bullo con Claudio dicendogli: ah, ho visto la nuova recensione, hai visto che bella? Perché in più adesso lui ha Linux, quindi non può neanche controllare su iTunes. Quindi fatelo, ho ancora più tempo. Mentre io, che sono un cuore tenero, mentre loro hanno postato la recensione soltanto per trollarsi, mi commuovo leggendola. No, no, anche da io solo, mi commuovo, no. Perché è quello il bello. Due gusti è meglio, esatto. Due gusti è meglio che one. Sia la recensione che ti fa commuovere, sia il poterla sbattere in faccia a Claudio e dire: ah, non l'hai vista. È bellissimo. Io sì e tu no. Meno male che sei onnipresente. Ah, che dire, sono ragazzi. Sono Claudio è un altro. È vero. A settimana prossima e a domani chi c'è? A 13 Age. A 13 Age. Si ricomincia a picchiare. Ciao. Ciao. Mettete gli inquisitori. Ah, carici. Che bel gioco, ragazzi. Io non so cambiare più.